Oh, eccoci qui, buonasera a tutti. Momento che non ho capito perché non lo sai, c'è l'audio. Perché è in Congo l'audio? È successo qualcosa? Bentornati tutti quanti, taverna, in live. Da quanto che è successo con tutti gli abbonamenti? Sta arrivando anche l'hype train. Buonasera a tutti, belli. Da quanto che non ci vediamo? Un paio di settimane. Io devo... Ah, ecco perché non sentivo un po' stacco. Perché sono un... Come state, bellissimo? Momento che guardo tutte cose. Ho visto che sono partiti tipo tre abbonamenti fortissimi. Buonasera, Kyle. Vedo Paragone. Vedo, fammi vedere, vedo Axel. Vedo Streamlabs che ha spammato. Vedo la nostra bellissima Kuro. Vedo Panzi. E così, più su da dici che mai. Guarda, devo dire in realtà che qui fa caldo, sì, ma almeno si sta calmando l'umidità. Cioè, piano piano sto sentendo che sta arrivando l'autunno. Meno male perché domani iniziamo Cyberpunk e io morivo di caldo. Cioè, già non è facile con Cyberpunk che mi fa esplodere il computer ancora di più. Ma fatemi recuperare, aspettate, perché c'è stato il nostro bellissimo Paragone che è tornato per il quinto mese. Quindi, grazie mille per l'abbonamento, bello, è sempre un piacere, un onore. Spero che hai passato bene queste 2 settimane, bentornato. Vedo anche la Panzi, Madonna, eccoci qua, bentornato capo. Per il 19° mese, che in realtà sono 25, quindi grazie anche a te, Panzi, sempre un onore, un piacere. Vedo anche il nostro bellissimo Kyle per il 16° mese. Oggi sono in extra bit, lasciate perdere. Che è tornato nella gang, bellissimo, sempre un piacere davvero. Buonasera a tutti, purtroppo non potrò rimanere, non ti preoccupare, Fiorella. Grazie per essere passata. E buon proseguo. Beato, io ancora muoio di caldo. Ma guarda, io non me l'aspettavo. Io appena sono tornato dalla Sicilia, perché sono andato in Sicilia, dico, ecco, adesso torno lì, muoio. Ha fatto tipo 3-4 giorni fresco. Freschissimo. Poi è ricominciato a fare un po' caldo, però. A Space Marine 2, dare un'occhiata. Guarda, io sono molto intrigato da quella roba. Paragone, tra l'altro, datemi un attimo anche per tornare nel mood perché non sono più abituato. Sono molto intrigato, ma perché in generale io volevo entrare tantissimo in Warhammer 40.000. Ma non ho mai capito come cazzo fare, perché ci sta talmente tanta roba. Cioè, molte persone mi hanno semplicemente detto: tu prendi un ciucino di roba e vai lì. Cioè, comincia da mangiare da là. Però è difficile, quindi quello mi intriga e non poco. Ma, tanto devo farli ripartire, Boni, che quelli devono stare in live. Questo è il nostro paragone. Panzi e Kyle, così ce li abbiamo e non scappano. Io lo prenderò subito. Io, la cosa più vicina che ho giocato a Warhammer 40.000 era Darktide, ma perché a me piace quel tipo di giochi. Voi invece chi mi raccontate? Come siete stati queste 2 settimane? Tra l'altro, ah, non si vede qua, ci sarà più avanti una roba. E oggi ve lo dico, si torna a menare le mani, ma non so neanche quanto, cioè quanto meneremo. Perché io mi sono tenuto allenato con Nero, con V, oggi andiamo con Dante. Alla fine. Per Space Marine, essendo connesso al primo, ma il primo è abbastanza vecchio se non sbaglio, non lo so. Onestamente non lo so, cioè mi ricordo che c'era tipo, forse era di quello su PlayStation 3, vero? Allora, ma che tra l'altro se qualcuno ha Devil May Cry, fate le stesse missioni in cui mi infilo, perché magari ci incontriamo, visto che ci stanno 6 gatte. Anche se sono riuscito a fare un co-op con una persona, è stata una roba bellissima. Durante la missione con Nero Angelo, ho incontrato un player che stava dall'altra parte con V e ci siamo fatti tutto l'ultimo pezzo, compreso... Un po' di mal di gola, compreso il pezzo con Nero Angelo insieme. È stata una figata assurda. Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Non credo. Spara verso qualcosa e ti ritorna tutto. Sì, è del 2011-2012. Ma perché me lo ricordo nel vecchio store PlayStation 3, no? Cioè, mi ricordo proprio quel quadratino perché erano un'altra roba poi le cover. Ma, io dovrei scaricare. Ma non so se Play e PC condividono la cosa. Di che cosa? Ah, dici di Devil May Cry? Sai che non so, Kuro. Credo di no, essendo giapponesi. Però sai che bello, mi trovo Kuro che comincia a menare le mani come vi, no? Buonasera, Elda, benvenuto, bello. Qui tutto bene. Tutto bene, fa caldo. Sono curioso di che tipo di gioco sarà e se sarà longevo. Non so, che cosa è successo? Ah, l'hype train. Tanto sapete che stasera rutterò tantissimo perché ho mangiato pesantissimo. Ma... Ah,
Allora, se io non attacco il controllo, qua va tutto un cazzo. No, io di recente ho scaricato un botto di roba, Kuro. Perché mia sorella si è appassionata di Fallout. E quindi gli ho dato una mano a scaricare tutte le robe. È stato il panico. Ma, dov'è? Devo tornare nel mood. Diamo via la sigla. Let's have some fun. Devil May Cry. Eccoci qui. Lollo alla nostra. Questo periodo è finito, l'aranno dell'oscura pulsione? No, perché in realtà la prima settimana me la sono passata in Sicilia, Elda. La seconda l'ho passata tra cazzi e a lavoricchiare. Quindi a Baldur's Gate ci ho giocato veramente poco. E mi dispiace perché voglio continuare. Ah, buonasera, Loda, quanto bello, come stai? Eccoci qua. Menù e andiamo a menare le mani. A fine serata ci facciamo un paio di botte nella galleria. Missioni. E io, come noterete, da in alto a destra. Raga, io non potevo andare avanti, dovevo mantenermi fresco. Quindi ho spammato. Ho sputato tutto. Quindi ho spammato le prime 6 missioni, 9 missioni. Che fortissimo. Ci ho provato anche. In realtà, per tornare un po' nel mood. Buonanotte, Fiore, ragazzi, per essere stata con noi. Potremmo anche riprovare il prologo. Però non mi sento così sgargiullo. Onestamente, buonasera, Star. Andiamo di missione 10. Risveglio, dobbiamo stare con il nostro caro Dante. Andiamo. Siamo tornati, sì. E io ho paura di quanto farò schifo stasera. Ma dettagli. Questa l'abbiamo vista. Cambia personaggio Dante. Porca troia. Tanto io non riesco a trovare. Ah, tanto l'audio, tutte cose vanno, eh. Ho capito perché i figli della macellata dicono essere stati abbandonati. Perché in realtà era lei la mammy o qualcosa del genere. Allora, personalizza. Posso comprarle le abilità? Col cazzo. Beh, si comincia molto bene. E inizio. Abbiamo qualcosa che sembra la Beowulf. Abbiamo la doppietta, le Dual e la Rebellion. Abbiamo anche qua i vari set. Ok. Vabbè. Andiamo. Madonna, quanto mi mancava, Brother, il Megrai. Mi mancava un botto. Tu non hai Dante? È complesso, sì. E io non so se ho le mani. Cambia arma, va bene. Did that guy really do this? Well, there's no accounting for taste. Vittorio, bentornato per il 21esimo mese nella gang. Bello, sempre un onore e un piacere. Come stai? Allora, oh, Madonna. Però questo ha due varianti. Dietro. Ok, sì. È un'arma che. Ma no, Dio, è una stanza da box. Son dei cazzo di jab, ma adoro. E questo invece che cos'è? Tipo capoeira. È capoeira, Dio Cristo, guardalo! Che figata! Okay, e si è acceso. Vabbè. Andiamo. Raga, perché se mi metto a provare tutti i cristi di Dio adesso è la fine. Oddio, però devo provarle. Ce l'abbiamo. Però non giustamente devo comprare le abilità. Ecco perché non mi fa lo stinger con la doppietta. Teletrasportini. Oh. Ed è subito Eddie, ma davvero? Questi sì, sono un mischiaticcio anche con Beowulf. Però non ho metà delle abilità. Ok,
Sfortunatamente. Va bene, l'audio tutto bene? Io non lo apro da una vita, Vittorio. Non lo apro veramente da una vita. Però il cervello ti si scioglie perché tu hai con un dito le pistole, con un altro le cazzo di armi e con un altro dito gli stili. E nel mentre devi infilare roba. E perché ci sta Trish là sopra? Sì, lo so, non me lo devi dire. Lo so, è un bordello della Madonna. Va bene. Guarda che ci sta Trish che mi aspetta là sopra. Ciao. Non mi dici niente? C'è anche Lady? Ah, guarda, sì, ci sta anche Lady. Oh, Madonna, che belline. Finalmente posso venire in live. Sono The Crow System su TikTok. Benvenuto, I am... Oh, Crow. Per la prima volta in chat. E fatemi un attimo godere delle waifu. Su, Madonna. Royal, va bene. Non ho combo, ma andiamo come gira. Questo invece... Ma minchia, ma che figata. Ah, perché i piedi non hanno roba in volo. Ok, giustamente è come Beowulf. E senti Lost. Ok, lo stile però spara un proiettile forte del Gunslinger. No, aspetta, voglio provare il Royal Guard. No. Io Royal Guard non l'ho mai utilizzata. Madonna, che figata. E questo? Oh, c'ha la schivata da pugile, tipo. Adoro. Ok. Stare per dargli il mood come nel 3, che erano molto forti, no? Figata, però quando sta così posso effettivamente schivare. Ma posso fare anche altro? No. Mi sa che è una roba che si attiva dopo tot colpi, tipo. Però che tiri addosso a qualcuno. Mentre in mod da capoeira, se tieni premuto, li accende. Figata. Va bene, stai calmo. Stai calmissimo. Adoro. Minchia, quanto cazzo mi mancava Dante, però. Quanto cavolo mi mancava. E la carica non viene mantenuta, perché ho sentito Satana che mi ha detto: sei scaricato. Guarda la Lady che corre. Belline. Oh, Madonna, patatine tutte e due. Quando l'indicatore deve il trigger a livello 3 o superiore per attivarlo. Va bene, ok. Tengo la prole sotto il proprio corpo e poi abbandono quando ho cresciuto. Sono quasi la mascescenza che credono che li abbia... c'è qualcosa che è collegato alla vita vera. Intanto io mi sto toccando perché fa caldo, ragazzi. Non la sapevo, sta roba figata. Ma perché è un bordello, sembra un gufo, sembro. È un bordello perché devi saper mischiare tutto quanto. E qua si vede ancora di più che hanno proprio fatto qualcosa apposta dove il scorrere le armi molte volte c'ha dei collegamenti tra di loro. Cioè, vedo proprio delle robe del... Ok, tu fai questa cosa, mettici il... non il Gunslinger, oddio, lo Swordmaster. Mettici adesso il Trickster per andargli dietro. E diventa un bordello, perché mo' abbiamo soltanto due armi e due armi. Quando diventano 18 so cazzi. Ma... non lo voglio utilizzare. Però vediamo. Ma colpisci quando cambi? Sì. Ok. Audio, non ce l'ho ancora il colpo in volo, peccato. Madonna, che bordello. Aspetti, Madonna. Ho saltato male. No, no, ma scusa, però. Stai tranquillissimo, Star.
Però vi posso dire una cosa, ma lo Stinger almeno, ma datemelo con Dante, Dio Madonna. Se mi vedete che sono rincoglionito, perché io infilo degli input che non ho? Perché io mi ricordo con la Rebellion il colpo per infilarti, il tritarifiuti della Madonna, quindi sto tipo lì che faccio e mi rincoglionisco. Ma vaffanculo. Ah, sì, sì, buoni. Guarda che belli i gebbini. No, è vero, devo stare con quest'altro. Non voglio fare la prima morte. Boni. State calmi tutti. Boni. Becca, merda. Sì, comunque devo capirlo il Gunslinger nuovo, perché è come se carica in modo differente le pistole. Ma t'altro, ma stai calmissimo, fortissimo. Lady, fammi controllare l'audio, perché mi sa che ce l'ho spammato nelle mie orecchie. Giocherò alla scimmia. Forse ci facciamo una one shot a Wukong, sicuro. Mi sono abituato a concatenare determinate mosse come nel mezzo di diversi stili, ma da quel punto di vista si adatta tantissimo a che stile di gioco vuoi avere. Devo scegliere dove andarmi in fila. Star, grazie mille per i 35 euro. Hai letteralmente pagato mezzo Veilguard. Sempre un piacere averti qua. Non dovevi, bello. Grazie veramente dal cuore. Ma me ne sono accorto a sto giro, non è stato un giocavo ed è successo un bordello. Però mi sa che tocca veramente mettersi un attimo a guardare. La mossa speciale è un colpo con la Ebony, però che sembra più me coglioni, mentre l'Ivory spara tre colpi di fila. In avanti, niente, indietro, niente, niente, neanche in volo c'ho qualcosa per adesso. Ma che tanto io sto a fa sta roba, ma sono un coglione. Ecco, Sola sa cappare. C'ho letteralmente sta cazzo di roba. Dopo 10 colpi, vai in hit up, Elite, Feather, Switch Kick, EV Jolt, va bene. Va bene. Madonna, questa è la classica combo di baionetta con cui devasti di calci in bocca alle persone, ovviamente. Normal shot. Shot shell, scatto, sky star. Prop, air rave, middle break, cruise dive. Va bene, ok, questi ce l'abbiamo proprio standard. Buonasera Lilith, da quanto bella, come stai? Firestorm. Io voglio vedere Gunslinger. Ebony shot. Elevate probabilità di stordire nemici. Predice la velocità, la potenza. Ok, sì, siamo molto molto scoperti per adesso. Ma tanto. Tutto bene Lilith, a parte un po' il caldo, ma si resiste. Madonna. Tanto quanto bellino Dante. Mi mancava. Diventato vecchietto. Oh! Oh! No! Oh, ti prego. Dai che c'ho 700. Ce li spendo tutti. Non me ne frega un cazzo. Allora, velocità. Doppio salto. Dammeli tutti, Dio Madonna. Vai, vai, tutto. Ho farmato un mese. Balzo sul nemico. Trascorse bene. Sì, mi sono un po' cotto. Però la Sicilia è veramente bellissima. Ho mangiato come un porco. Grazie per lo Sting. Tutto. Devo tornare veramente a casa. Per favore. Ah, dopo la schivata puoi tirare un cazzotto. Ok. Con i calci, va bene. Rolling Blades. Quello della Beowulf che colpisci mentre salti. Cose. Ma basteranno tutti quei soldi? Ho fatto quelle 9 missioni in oltranza. 20k a missione. Più cercare di fare Virgil all'inizio, ma dettagli. Charge shot. Si carica automaticamente quando lo stile Gunslinger è in uso. Il solito liccio. Ogni volta sembra cheater. Ma. Charge shot 2. Charge shot 3, vabbè. Charge shell. Bello che io stavo farmando in realtà per prendere le ex.
come cazzo si chiamano, le provocazioni, ma ho scoperto che non era 300.000, ma era 3 milioni, una roba del genere. E infatti non vedo l'ora di sbloccarlo quello, perché quello è molto molto comodo. Madonna. Flipper e Mustang. Beh, sono quelli dell'originale, no? Avanti e indietro per TP e quelle robe così, credo. Oh, oddio, Madonna. Ragazzi, perdonate questo momento, ma bisogna tornare in piena forza, anche detto. E poi è bello che prende la posa. Ma guarda, io il Royal Guard in realtà lo lascerei qua perché non lo utilizzo. Cioè, sono veramente una pussy. Faccio schifo con quella roba. Quindi, siamo tornati un attimo a casa. Fammi capire. Ho di nuovo tutto? È casa mia? Oh, figata, gli si caricano veramente le braccia. Ok. Avevo visto qualcosa per fare le schivate. Adoro. Ma hanno ampliato il Royal. Eh sì, il Royal Guard. Il Gunslinger. Adoro. Poi che era questo? Quella di Devil May Cry 2. Ok, in volo questo. Questa roba qui. Quindi c'è. Abbiamo finalmente questa roba. Spallata per i perri. Frullatore tattico. Ah, perché deve essere carica per fare la roba figa? Oh, Madonna, guarda che bello. Da adesso, Lilith. Quindi quando sto così faccio questo. Va bene, va bene. Questo era avanti e indietro per il teletrasporto. Così, oppure così per andargli sopra. Mi sto a fare un un backup mentale io, raga, perché se non mi ricordo un cazzo. Va bene, va bene, va bene. Fatemi menare qualcuno, fatemi menare qualcuno. No, c'è un nemico nuovo. Sborone. Ma perché lui mi sa di nemico cancerogeno? Una giustatina alla barba, sì. Ah, ti fermo con le armi. Let's go, partner. Vai, vai. Vieni qua. Adesso sono tornato full power. Tenga. No, non l'ho preso, vaffanculo. Mi dispiace. Madonna, mina forte sta roba. Accuccia. Pipi. Aspetta. Brrri. No, ho sbagliato. Vabbè. Madonna, mi mancava però Dante. Non è lui il cancerogeno, quello arriva dopo. Bene, no, ma infatti avevo molta più paura perché mi ricordava di qualche yo-yo di merda, no? Cioè, quelle robe che non stanno mai ferme, mentre è stato molto onesto in realtà. Ah, ma tanto, Lilith, è come al solito, Nero ti fanno affrontare quelli carini e coccolosi, Dante si prende sempre i miei coglioni, giustamente. Quindi con Dante arriveranno i pezzi da 90, mettiamola così. Sicuro. Madonna, pure il Trickster, che bellino. Un buco di culo. Ah no, è un fight a tempo. Va bene. Tricky, eh? Oh Cristo, Madonna, ma perché voi? Da che vi ho masterato? Yeah.
No, scusa, ho sbagliato. Perdona. Attacca, su. B. Becca. Lei. Quello non lo so ancora schivare, mi dispiace. Che cazzo sei andata? Oddio, madonna. Vuoi finire? No? Oh, ce l'ho fatta, Bonnie. It's your lucky day. Ho capito! Fai qualcosa! No. E vaffanculo, di mena botte, via. Però l'ho imparato il tempismo a forza di affrontarle. Nel buco di culo! Ok. Quindi faccio questo e cazzottino. Ok. Ho sbagliato. Ok. Comunque, ok, non mi... No, il drop, ok. Scusate, mi devo dare una calmata. Sì, ho ucciso anche chi l'ha piazzato lì, Star. Cioè, chi ha messo quel pezzetto lì è morto. Gli è arrivato un cazzotto tra le palle, fortissimo. Mi devo calmare perché sono eccitato di tornare a giocare con Dante. È il potere dei frabbri, sì, che menano fortissimo. Droppino. L'unico fatto è che mi devo abituare al cambio delle armi. Perché, non so perché, ma forse negli altri era che potevo andare avanti e indietro o ogni trigger aveva uno? Perché non me lo ricordo. Sì, Dante è una macina. Questo per andargli vicino. Gni. Salve. Guarda che cazzotto. Più o meno. Sto cazzotto ogni volta che arriva deflagra tutto. Non ci sta un cazzo da fare. Perché giustamente è una mossa che ti lascia dando scoperto. Ho capito. Però pure un po' meno. Arca traia. Tenga. Ah, dai che mi servono di nuovo i soldi, che sono povero. Ma infatti non vedo l'ora di quelle scenette, Star. È un altro culo. Ah no, siete solo voi. Così era. Giustamente avete l'hyper armor voi. Ho il trickster. Salve. Let's go. Madonna, che bello comunque. Che bello, cazzo. Mi mancava proprio tanto, Dante. E mi sono distratto a cambiare. Affanculo. Pony. Lehe. Presi tanto. Aspetta, cazzottino. Sto a far troppo lo sgargiulo, sì. Buonasera, Rufus, come stai? Bellissimo, benvenuto. Come la va? Un po' meno per chi menerò? Povere vittime sacrificali? Micchia, comunque i pugni sono veramente tanto belli, perché sono semplici, Però hanno un potenziale della madonna, perché questa è sicuro una schivata. Ma anche queste robe in cui ti infili, perché fanno quell'effetto strano. Cioè, questi sono quei tipi di armi che, soprattutto in fiamme, per fare counter e parry, sono devastanti, secondo me. Cioè, c'hai talmente tanto, come posso dire, cadenza di fuoco che entra, per forza. Benedetta, bentornata per il 14° mese nella gang.
Ciaone, bellissimi e bellissime. Come stai? Bella, sempre un onore e un piacere. Tanto stasera quanti abbonamenti? Grazie, belli. Tu fai qualcosa? No, va bene. C'è un culo giallo. C'è un culo giallo. Cazzo dico? Ma perché quelli sono i tryharders. Cioè, io capisco che per fare punti stile, se tu fai un costante di... un costante di questo bordello, sei una macchina, eh. Però il fatto è che io sto cercando di mettere la prima per adesso. Abbiamo tirato una bella laggata, ma sarà arrivato il vicino come al solito. E io sto cercando di mettere la prima, il capire come cominciare a collegare le robe. Infatti molte volte mi dimentico di stare in Trickster e scatto a cazzo in giro. Quindi stardino al lavoro, ma il negozio è stato andato benissimo. Sono contentissimo di sentirlo. Sì, dico robe perché mi devo riabituare, Kyle. Ho un botto di commissioni, oh, sono con te. E vaffanculo. E qua c'è un segreto? Segreto? Magari ho visto che ha fatto una roba, ma se sparo e cerchio... No. Non credo. Aspetta che mi devo ricordare. Non era questo? Era questo, ok. Oh, ci sei tu. Ok, ho sbagliato combo, ma ha funzionato comunque. Così. Mi dispiace, hai fatto cazzata. Leppa. No, non ti ho missato. Sei stannata. Ciao. L'ho colpito così forte che ha tagliato. Ha detto no ragazzi, questa era troppo brutale da farvi vedere, bambini e bambine. Mandiamola a fanculo. Bello. Ok. Ogni tanto faccio delle combo che non so che cazzo la faccio. Tipo... Ah no, questa va da sola. Io pensavo di star cliccando robe a cazzo da solo. No, va da sola totalmente. Minchia. Greve. Ha spostato il cameraman. Sì, sì. Ha cambiato obiettivo. Ecco, sono curioso con Dante di affrontare Nero Angelo. Minchia, devono essere divertenti gli scontri, eh. Ha un sacco di finisher. Ho visto, sì. Oh, man. They're already here. These ladies work fast. Le trovi aperte a metà? Oh cazzo, ho chiamato. No, ho sbagliato. Prima tu. No. Lehe. Sapevo che posso farveli, Perry. Like you just had your ass handed to you. Non lo so usare il Royal Guard, vaffanculo, potevo fare qualcosa di bello. Minchia, quanto piano. B.
volevo fare qualcosa di carino, non ce l'ho fatta. Doppi? Lo sapevo che voi eravate questo tipo di nemici. Lo sapevo. Ce la faccio? Più o meno. Aspetta, infatti sto andando molto di flow. Ogni tanto, allora, sti cazzottini sono devastanti, lasciano scoperto tantissimo Dante, ma se li sai usare tiri delle madonne. Sono un muro di fuoco, letteralmente. Però posso farlo anche in volo. Ok, non è che l'ho fatto a cazzo, effettivamente. Ci ho sperato e mi ha dato una mano. Qua? Niente. Babini. Tanto l'audio mi sta spaccando i timpani. A voi tutto bene? Io lo ricordo spesso, lo so, ragazzi, però ci tengo all'audio. Le. Ho dato tutti i cavi di sangue. Mi hanno dato un'arma devastante. Hanno detto, sì sì, tu infila questa in mezzo alle gomme ogni tanto, che nel dubbio apri tutto. Tutto ok? Meno male. Nemico nuovo? Ah, la versione alfa dei pipistrelli. Oh, voi all'ennesima potenza, davvero? Aglio. No, ho sbagliato così. Ho risbagliato di nuovo. Troppo lontano. Giù. No, è al contrario perché sto con la telecamera girata, è vero? Oh, ciao. Oh, buona! E non rompere i coglioni. Ti, No, m'ha preso. Devil Trigger. È rimasta sta cosa, ok. Lì. Sto troppo lontano e invece l'ho preso. Madonna, comincia a intrecciarmi il cervello quando devo infilare quelle robe. Perché sui pipistrelli volevo utilizzare il Trickster e poi infilarci in mezzo il maestro di spada per fargli la combo. Non l'avevo visto. Oh, minchia, ma quindi questa è tutta roba che ti perdi molto easy se non fai in fretta. Dove sto andando? Nel culo di Virgil? Yep. Bet I'll find something here. Call it Hunter's intuition. Vabbè. C'è un segreto. Ok. Elimina il nemico con un singolo proiettile sparando al punto debole. Vabbè. Questo tecnicamente dovrebbe essere facile, no? 6 anni dopo. Arrivano i nipoti. Nonno, ma stai ancora a fare sta roba? Su. Non quello però. Sei stronza, giustamente devo avvicinarmi. Buonasera Nico, come stai? Bella, benvenuta. Sì, però esci dal buco del culo del mondo. Capito.
si era andata a prendere il caffè sta stronza da qualche parte. Su, oh, dai. Tattati ad un'altra piccola laggata. Ti sto vicino, quindi mi attacchi. No, invece, vuoi fare proprio quell'attacco di merda apposta. Sì. Però, meno male che sei qua, quindi... Dai, apri le cose. Ah, vanculo. Io ne so schivare due, cioè ne so parriare due di questi attacchi. Gli altri non ci provo neanche. Quello è Twitch sempre che è molto bello, Neko. Infatti vi dico sempre, seguite bot, Instagram e compagnia, che danno una mano. E in realtà siamo già addirittura d'arrivo. Cioè, per quanto ne mancano altre 12. Però poteva andare anche peggio. Che dato me ne ero persa una nelle prime missioni. Corri, 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 Dante. E ci stanno le... Sembra una giocata a dire le lady. And back here again. Shit, this place is confusing. Più o meno è un cadavere, Dante. Grazie che mi date la vita, perché sto giocando di merda sto giro. Sto giocando molto di merda. Che tanto, vedi, tutte ste robe in realtà te le mettono per provare, Magari che fai un trickster seguito da uno swordmaster e compagnia. Gnom. Minchia, devo usare pure sto salto, che è molto comodo. Mamma Capcom lo sa che sto giocando di merda. Sì, mi dice, toh, ciappati sta cura, maledetto. Git good me fa. Sì, però per di là è la via, per di qua. Segreto? No. O entrambe le vie porta... Oh, albero. Ah. Albero. Cespuglio di merda. Però vabbè. Meglio di niente. Vabbè, non credo che mi devi fare la cazzini per farmi capire. Arrampicati. Intanto Lady e Trish vengono aperte a metà. E non nel senso bello, per quanto si possa dire. Le no! Vabbè. Di qua c'è qualcosa di interessante. Ah, c'è una cosa dorata. Che... queste me le tengo per quando faremo la difficoltà più avanti, perché per adesso veramente usare queste cose significa che devo guidare forte dopo aver giocato agli altri Devil May Cry. Yeah, getting close. I can feel them. Ma quindi mi fanno riaffrontare per l'ennesima volta Eruzen, oddio, Urizen, solo a sto giro con Dante. Ah, ecco perché giustamente a inizio gioco c'era con la collaborazione di Devil May Cry. Perché là poi incontra un altro player che affronta Urizen. Adoro. Chi abbiamo contro? Oh! Non c'è nero? C'è anche nero. Va bene. Guardalo che si carica. Salve. Minchia, un pelo. Ciao, Guardali che vanno in formazione. Che figata sta roba. E li uppa pure a loro. Devo rompergli gli scudi. E ho sbagliato. Aspetta, Cono. Oh, ho schivato bene, Bonnie. Ne sentilo come parla. Oh, suca. L'ho sbagliato, lei invece.
Ma tu ti vuoi togliere dai coglioni, madonna! Becca! Perry! Lo sapevo che si poteva fare. Aspetta che ti finisco con stile. Lehe, non l'ho preso, vaffanculo. Gni. Perry. Perry, ne invece non ci sono riuscito. Ah boh, ho capito zio, ma di che cazzo sei fatto? Da damanti, la madonna. Era con quell'attacca quant'erano? 10.000 HP. Guarda quanti fratelli. C'ha una cucciolata di fratellini. Madonna. Cazzo, comunque quella barra è fake. Io continuo a dirlo. A forza di fare a botte con nemici, loro ti dicono sta attando così. Ma tanto così che di baionetta. Ma non è vero mai nella vita. Vabbè, io devo pure provarci davvero contro Urizen. So che per fare la S tecnicamente, soprattutto nel prologo, va battuto, eh. Però. Però. Oh yeah. I'm feeling it. Well, well. O king of stench and filth. I'm impressed. Those are two of the most badass women in the world. And I only know one other guy who can defeat him. Jackpot. Dante. A parte che è bello che in questo la Rebellion l'hanno fatta con una sorta di forgiatura tipo Damasco, che è tutta strana fatta addosso. Però gliel'ha detto apposta, gli ha detto Jackpot, ma poi non so perché l'hanno tradotto bingo, stronzi. Però gli ha detto Jackpot apposta per farli incazzare, bellissimo. Vabbè, quindi... E proviamo? Let's go, partner. Proviamoci. Il salto. Ah, fanculo, quello invece niente. Buonasera, Paco. E fammi fare una combo, Dio Cristo. Scusate, ma mi hanno scammato. Una volta che ci stavo andando serio, me l'hanno... Cioè, io, che cosa gli ho tirato un cazzotto così forte che l'ha mandato a fanculo? Ma un peccato, per 300 punti. Per 300 punti ne abbiamo fatto la S. Buon game, Paco. Un valido motivo. Ci provo a leggere, niente. Ok, ritorniamo oggi giorno. Our last hope, Nero. Was completely useless. Eddie, get Nero out of here! This was a bad move! Nero, go! You're just dead weight! That bastard called me dead weight! I didn't come all this way for nothing! Thank you.
La Rebellion che si rompe greve. This is power. The Devil Sword Sparta no longer serves a purpose. I have plans for the both of you. You will exist to give me strength. How fortunate to serve such divine purpose. All right. Enough's enough. Can't let a boy do a man's job. Hey, wait. I'm not done talking yet. Okay, you get some rest. By the way, I guess I owe you one. La mitica spada maledetta, spada demonica sparda. La spada demonica sparda utilizzata per intrappolare il re degli inferi mundus. Minchia, questa è da Devil May Cry 1 praticamente. Perché non si trasforma in sparda? Per adesso! Non si sa, però minchia, greve. C'è sta V che sta diventando polvere. Una roba del genere, sta veramente a sparire piano piano perché magari più prende potere Urizen e sparisce la sua parte umana, continua a dirla sta roba. Boh, andiamo. Let's go. Certo, i giapponesi con i tentacoli comunque ci sono fissati, continuo a dirlo. Se ogni 2x3 Lady e Trish non hanno liquido addosso o tentacoli attorno, non ce la fanno. E non ce la fanno, ma la vera domanda è... Giustamente, la Sparda... Ok, è semplicemente una variant della Rebellion. Va bene. Non si sa mai che fa qualche roba. E come biasimarli? No, no, per carità, io non mi lamento, eh. Ah. Tanto farla vedere. Madonna. Madonna, quanto bello sto design della Sparda. È molto più... tipo fatta di carne, no? Ste cose così. È la spada della lista, perché giustamente ci saranno i vari tipi. Quindi incontriamo che poi... Vabbè, sto zitto perché sennò mi dite non blind. Però dettagli. Ha un suo moveset. Perché là nelle combo non me ne dava altri. E si apre con... è tipo questa. Che diventerà... esatto, diventa una falce. Perché era come appunto nel primo. Adoro. Adoro, cavolo. Maledicta. Looks like I overslept. Time for a warm up. Va bene. Ho sbagliato. Lehe. Aspetta, eh. Ti piace questo? Madonna, che bello. Che bello, quanto mi mancava. Lo dirò parecchie volte. Sarò un logorroico. Però Dante è Dante. Che sta un cazzo da fa. Quindi siamo diretti a casa nostra? O non ho capito. Perché effettivamente stasera sono molto rincoglionito. Le... Però qua sopra c'è qualcosa? No.
Neanche buchini dove mi posso infilare. Peccato. È uguale alla Force Edge? Sai che non me la ricordo? Non mi ricordo l'Elsa della... Perché me la ricordo come una spada molto standard. Forse il pomolo. Effettivamente. Ma che d'altro, anche qua ci sarà la cosa dello stile. Cioè, più vado avanti con i punti stile, più mi cambiano. Perché sarebbe figa come roba. E perché là sotto c'era un segreto commissato? Ma tipo sicuro? Che tipo dovevo fare qualche giretto strano e prendevo roba? No? No, mi sa che da dove sono arrivato. Va bene. Ok, se voglio andare in volo era semplicemente così. Dietro qualcosa? Che bella la doppietta comunque. La telecamera comunque non mi vuole da una mano, vuole farmi fare tutto al contrario, se non è contenta. Ok. Oh, ci sei tu! Tony, eh? Ha tirato una rosa? Ah, devo andare con le pistole quando sto in volo. Così stronzi. Aspetta. Con stile. Comunque l'hanno settati un po' strani quelli di Dante, perché col fatto che stai sempre così tanto in SSS vedo pochi punticini, eh. Che bello scoppiare sti cosi, tantissimo. Molto ovviamente mi addormento con la live aperta. Non ti preoccupare, anzi grazie per essere rimasto. Dà proprio soddisfazione. Ma sì, ma Dante in tutto. Dante in tutto veramente ti fa sentire l'essere onnipotente, perché giustamente c'ha qualsiasi cosa per qualsiasi situazione. E mi sto andando a infilare dentro a una città. Allora, ci sono due vie però, sopra e sotto. Io devo andare sopra. Aspetta Rufus, che devo rifocillare tutto senza frascicare fortissimo. Perché questa cosa è completamente bagnata la nostra. Perché ovviamente la gente le riempie come se stiamo morendo di acqua. Di madonna, di acqua, di sete. Oh Cristo, aspettate. Frascica tutto. Ma ti ricordi che sei Dante, quindi vai a ballare con la morte in realtà. Comunque alla nostra Rufus, non mi ricordo se l'ho detto. Allora, la via è sopra, noi andiamo sotto. Quadri. Oh. Aspetta. Ecco, Dante comunque questi cosi sono un cheat. Tiri due cazzotti, montante e esplodi tutti. Figlio del demone più potente mai esistito. Colui che sconfisse le degli inferi e combattuto ogni tipo di demone. No, ma infatti... No, non è un muro invisibile. Io non... Cioè... Una volta ogni tanto sono contento di avere un personaggio OP as fuck e saperlo utilizzare. Più o meno, in realtà. Ma... Sopra c'è qualche segreto? Perché ho trovato dei segreti nel primo capitolo, raga. Voi non avete idea per raggiungerli che cazzo dovete fare. Perché riguarda tipo la ciola, Nico. Cioè, è la personificazione della ciola di Dante. No, non ci posso andare. E tu? Accuccia.
Oh, pure questo. Le... Sì, comunque tira una rosa. Tira la rosa di... tipo di Devil May Cry 4, forse. Chissà se fa danni quella cagata. Perché può... Oh, eccolo il segreto, invece! L'ho trovato! Non sapevo che c'era un segreto di merda. No? Sei sicuro? Sicuro? Dai che me l'hai messo apposta! No, son maledetti, ragazzi. No, dai! Dai! Ma mettete qui! Mettetemelo qualche segreto, no? Dai. No, cazzo. Vabbè. Va bene, dove devo andare? Di qua. What a pain in the ass. Just gotta take it down. Bello come i cazzotti sono spam. Sono jab standard. Ecco, adesso esplode il palazzo. Ah, ho capito. Oh, ah, ah. Come ti fate? Qui? Dovevo stare zitto? Sì, non chiudo mai la boccaggia. Ma tieni il voto S. Dovrebbe essere semplice, dipende chi mi metti contro. Up you go. Ah, perché non mi devo far colpire, giustamente. Lo sapevo che stavi arrivando, brutta merda. Mi dispiace. Nehe. Testagna addirittura. No, volevo continuare a menarli. Vabbè. Peccato. Andrà tutto bene. No, no. Mi stai paragonando a un gatto nero? Che tra l'altro ce l'abbiamo tu. Ci abbiamo Kuro e ci abbiamo Neko. Quindi è perfetto. Ma tanto siamo in mezzo a un... Boh. Va bene. E se torno indietro? C'è Satana che mi sussurra parole dolci nell'orecchio. Trick ya. Bellino. Trick ya. Poi dici. Va bene, nemici? Niente nemici. Il nuovo alien. Ma perché fa cacare o perché ti sei caccato addosso? Che tanto dovrei guardarlo quello. Cose lì. E tra l'altro, con il Gunslinger, io se faccio doppio, dovrebbe scivolare. E se mentre scivolo... No, non ho capito. Salto, faccio una schivata che colpisce. Compreso nel jump schivino perché mi sono cagato addosso. Bene così. Film di merda. Ci sono due pareri contrastanti in chat adesso, Rufus. Io, guardate, me ne sono visto a stento quelli vecchi di Alien, ma perché... Come capirete, non sono tipo da horror. Anche se diciamo che Alien si salva pure perché è quel tipo di horror molto... Cioè non c'ha tipo... Sì, ok, c'ha lo spauracchio. Ma non è come quelli d'oggigiorno dove ogni 2x3 ci sta qualcuno che ti salta addosso con l'audio del cinema che ti entra veramente nel buco del culo direttamente. E vabbè, quanti frammenti mi stanno dando? Oddio, no, voi no. Voi no, qua dentro. Voi siete odiosi. Aspetta. Buono. No, ma preso invece no. No, ma...
Stai fermo. C'è stato. Alien, il primo è nella mia top 5. Io mi ricordo veramente pochissimo di quell'alien. C'ho il cofanetto lì. È da una vita che non lo apro, cioè che non lo vedo. E tanto devo andarla a guardare, Neko, quindi lo spippolerò insieme a mia sorella, che andiamo sempre al cinema ormai. C'era un coso bianco? Le, ok. Qua per tornare su, va bene. Mi sa che devo tornare su in realtà, sì. Si sono sbloccati altri segreti, cose, cazza pippo. C'è una gemma dorata che non avevo visto. Ok. Questo è meglio racimolarle, perché poi quando diventano difficili i livelli sono cazzi. Anche se piuttosto che utilizzare un continuo io me ne rifarei la mappa, eh. Onesto. Io sono quel tipo di giocatore che col cazzo che uso il continua. Invidio tua sorella, io ho un fratello di merda, mi dispiace, Kuro. Io e mia sorella, per spassarci del tempo insieme, di recente ci andiamo a vedere un sacco di film. Abbiamo visto Deadpool, dobbiamo vedere questo Alien, tanta roba. Ci sarebbe, ma non so se puoi prenderlo adesso. È qualche mega salto, perché se ci provo, eh. Salve lei. Lei pure. Aspetta. Ho fatto troppo ritardo. Peccato. Lehe. Oh, che sono diventato bravo a schivare però, eh. Salve. B. Qualcun altro? Oh. I'm a figlio unico, privilegiato boy. Ci vado da solo quando mi pare, anche detto. Qualcosa dietro? Qualche sa... Perché, ripeto, con Nero io ho fatto dei salti per raggiungere dei segreti che ero tipo... Ma che cazzo stai a di? Quindi se c'è qualche salto della Madonna, miei coglioni, ci proviamo, ma... Con Dante non so come raggiungere l'apice, mettiamola così. Scusa, ma là ci stanno delle... Ma è quello? Chi è che l'aveva detto? È quello? Ho visto qualcosa di rosso là dietro. È là sopra? Ma no. Non è possibile. No, mi sa che era qualche vena di merda. Qua per tornare indietro. Ma no, no. Non credo. Fu così che in realtà era lì. Ho le allucinazioni? Può essere. Stasera ho un mal di testa della Madonna. Della Madonna. E tanto non ci arrivate qua. Fuga. L'LSD dopo la live, non prima. Potrei ricordare male che dovevi tornare qui dopo aver preso una certa arma. Ok, perché c'è qualche moveset strano. Fu così che era lì. Tentacoli di merda. Ick, ick. Tu. Lascia perdere che abito in campagna, Elda. Vuol dire che c'è sta gente che brucia roba, sorelle che mettono incensi, odori ovunque. Porca troia. Ma... Nemico nuovo? Ma è l'alfa di quei cosi! È l'alfa di quei cosi! Ma che cazzo dici? Oh, e ti teletrasporti! E hai l'hyper armor. Bene. Ah, vaffanculo, sei scappato, brutta merda. No?
Perché devo eliminarti i gargoletti? Madonna che range. Devo usare il Trickster. Perché lui ha quelle vene viola. Lui ha quelle vene viola che gli danno l'hyper armor, ma che giustamente a forza di colpi si spezzano e te lo staggerano. E tu gli devi stare dietro col Trickster. Ok, tu sarai... sarai un nemico e sarà un piccolo dito in culo. Piccolo, magari. Quindi la via è per di qua? Fammi guardare attorno. Dietro buchino? Niente buchino. Di giù? Di sopra? Vabbè. Sono il mio incubo, e anche perché poi ti colpiscono veramente alla traditora e ti fanno malissimo in D&D. Per chi non fosse avvezzo, Dante must die, è una difficoltà più avanti. Ah, ok. A tempo, un'altra volta. Oh, Cristo, ma voi... No. Eppure tu. Ah, cazzo. Pensavo d'avete stannato. Sbagliato. No, scappi, forse no. Qualcun altro? Oh, tu. E stai a cuccia, Gesù Cristo. Becca. E voi? Pony. Ciapala. Ah, troppo lontano. Ora no. Oh. Questa è stata figa, posso dirlo. Sono stato bravo. Voglio le crocchette, tipo i cani. Voglio la ricompensa. Qualcuno mi dia qualcosa, Gio di Cristo. Vai. Sì, comunque, veramente, il cazzotto con i cazzottini. Il cazzotto con i cazzottini sembra un ammemmato di merda, lo so. Il cazzotto con i cazzottini ha deflagrato scudo, tiz, tutto. Ha distrutto, tutto ha distrutto. Alla nostra, Nico. Non c'ho dell'acqua. Adesso frascico tu. Non sul computer. Ok. Devo fare... Mica, ma io la metto per terra. No, perché per terra ci sta il gruppo di continuità. Se si bagna, esplodo. Quindi non si può fare. Tieni l'acqua, grazie Neko, alla nostra. Comunque anche a Ru. Adesso ti do la ricompensa. No! No! Star, stai buono! Io lo so! Lo so che cazzo stai per fare. Hai dato già Cyberpunk e Metà Veilguard. Mettiti le mani in tasca. Come se l'avessi fatto. Domani, la prossima volta. Stai calmissimo. Devil Trigger, buono, minchia. Tanto è Devil Trigger nascosto dietro un coso della Madonna. Perché ho sentito altri 35 euro, Nico. Ho visto quella barra che ha fatto puff e si è riempita. Però, torniamo indietro. Dato mi sa che vi ho spezzati i timpani, perdonate. Devo abbassare la voce. Non sono più abituato a parlare nel microfono.
Perché ho visto che sono andato sul rosso. Il chill se n'era andato. Scusa, ma la VIP è qua, mai detto, no? Perché sono tornato indietro? Perché sono stato troppo bravo? Perché lo sta per fare. Anzi, lo stava per fare, Neko. È bello che sempre immagino gli altri streamer invece che fanno no, fate... Meanwhile, Leech. che cocchio blocca i soldi. Ok, era l'altro buco. Mica, tra l'altro per adesso ho solo due armi. Me ne posso portare quattro. E lo devo fare tutto live. Ma guardate, una one shot su Gollum per inorridire pure. Can a guy get a break? I just woke up from a long ass nap. Bellino! Sci tua. Aspetta, eh. Non ho capito perché ci provate. Ne puoi portare 8. 4 melee e 4 a distanza. Ma allora torneranno per forza cose vecchie. Se tanto stiamo a ritrovare tutte le vecchie armi, io non vedo così difficile qualche cosa del 3, tipo la Nevan e compagnia, no? Non mi servi e ci ho cliccato per sbaglio. Ciao, arrivederci. Mi sono sbagliato. Dai che c'è un boss sicuro dietro. Se Nero si è fatto Lady, che sembra brutto, Dante si fa Trish. No? Oh, they're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Pure Dante dice, ma che cazzo state a dire? Ma con quelle facce di bronzo mi state dicendo che qua non ci sta un boss, no? Ma... Sì, però vuol dire che mi attacca. Vuol dire che mi attacca la traditora. Il pezzo di merda. Is it Halloween already? Sparta. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? Allora, staccazzi c'ha un paio di robe che sono bellissime. Lasciamo perdere quella un po' minore che Dante la riconosce. Che è Trish. Non mi sembravi tipo da metterti sta merda addosso perché Trish è sempre tutta vestita bene. Ma... A parte la musica bellissima. L'altra kick è che ti tira una moto. Ti tira una moto come... sì, Resident Evil. Ti tira una moto come in Devil May Cry 1 quando entra nel coso. Nell'ufficio che entra con la moto. Io non so, credo che l'abbiano fatta apposta, è bellissimo. Però andiamo. Datemi un attimo di concentrazione. Oi. Sorry, but I can read all your moves. Helps that I know who you really Non me ne so
accorto, l'ho deflagrata. Buono, scusa, fai tutto, fai. E l'ultimo ti teletrasporta. Raga, non me ne sono accorto. Non stavo guardando quella cazzo di barra. No. E l'ultimo con la finta. Ed è molto in ritardo. Quello mi sa che non so se si può perriare. Credo di sì, perché siamo con il Royal Guard. Oppure lo schivi e basta. Però sì, quanto è leggibile. Quelli bisogna farli in salto. Like I took in a little too much. You okay? I've been better. Dante, that demon Shh. Is... Don't even think about it. Just rest. Dante! Take care of Trish for me. Dante, wait! Dante's left. Yes. And I don't think he can win. What was that demon, V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My god. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Tanto il mio occhio, perdonatemi, sta facendo impazzire, non ci sto vedendo, Dio Cristo. Ah! Vaffanculo, oh, S, Boni. Però Dante che lascia Trish nuda in mezzo alla strada è qualcosa di bellissimo. Peccato che avesse così poca vita. Io, raga, ma ve lo giuro, non me ne sono accorto. Cioè, che io ho tirato tipo tre cazzotti e l'ho deflagrata. Immagino con due occhi. Divento cieco, furtivo, Daredevil. Sembrava morta, sì, perché le mettono sempre per terra con il panno sopra bianco fortissimo. Però, vabbè, sì, V è sempre più debole, credo, perché... appunto dall'altra parte c'è Urizen che prende potere, quindi magari sta dimenticando la parte umana o qualche altra roba. Però andiamo.
A me è questo quello che mi intriga. Io letteralmente, cioè, ho preso il Cavaliere Angelo e ci ho fatto una moto. Cioè, io letteralmente sto cavalcando un'altra versione di Virgil. In un What If, questo per chi c'ha la ship tra i due fratelli è bellissimo. Lame rotanti da corsa. Le parti di Cavaliere Angelo fusi in questa motocicletta generano due lame, brandite afferrando il manubrio. Ah, ok, sono due madone, non è che ci... No, immagino che ci andrà pure sopra. Armatura? No, credo semplicemente che è letteralmente una moto demoniaca. Cavaliere. Molti degli attacchi di Cavaliere infliggono danni costanti grazie alla rotazione delle ruote. Questa è una cosa che mi ricorda Bayonetta, perché Bayonetta ce l'aveva un paio di armi che tutte nevi e continuavano a fare tipo motosega. Figata. Combina gli attacchi e le sue ruote per sfruttare al meglio l'arma. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. Flesh and feelings. He needed to separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. How's that for road rash? Sapete quando un bambino vede il nuovo giocattolo? C'ho le manine che vogliono mettere tutto ovunque. Ah, alla nostra benedetta, un momento. Io dovrei riempire un bicchiere e vaffanculo in realtà.
Chiama anche me Big Boy. Sì, guarda, quella cazzo ovviamente era, come si chiama, fanservice fortissimo. Momento. Tanto vi ho letto bellissimi tutti quanti. Però per riassumere anche un po' per paragone, questo è letteralmente un mischiaticcio. Virgil è così per un mischiaticcio di Devil May Cry 3. Perché lui, diciamo, viene catturato nel 3 e nell'1 viene liberato. Poi non so, fumetti, cazzi e mazzi in mezzo alla nostra Benedetta. Perché via i tatuaggi? Boh, a meno che non siano gli ultimi sprazzi di energia demoniaca. Perché io l'ho visti molto così, Lilith, tipo del... col fatto che lui è puramente umano, perché la parte umana non ha il Devil Trigger. Cioè non ha nel corpo qualcosa, quindi magari sono tatuaggi fatti col Devil Trigger, con l'energia demoniaca, così che appunto c'è una sorta di tramite per utilizzarli e qualcos'altro. La cosa più che altro che a me mi fa puzzicare il naso è che secondo me Virgil non vuole essere Rizan. Allora, per adesso le vie ce ne ho due in mente. Una dice, ok, divento Megoglioni, re degli inferi e tutto quanto, però mi farebbe strano come cosa. E l'altra, che è quella che mi intriga di più, è il, in realtà, tutto piano per tornare al True Power. Perché? Perché tu da una parte c'hai Vi, da una parte c'hai Urizen, magari riaccimolano potere, cazzi e mazzi, tutto quanto, poi li ricongiungi, ritorna Virgil, Megoglioni tra l'altro. Cioè, ci starebbe molto di più così, perché non me ce lo vedo Virgil che fa una roba, tra virgolettoni, Virgil che fa una roba del genere, no? Ma fatemi vedere i power up. Fatemi vedere se ho qualche power up qui. No. Cavaliere, cross line, in avanti, e se tieni premuto, giustamente, fai cose. Però Vi si sta indebolendo, è perché è a tempo. Cioè, o ha scommesso sul fratello Low, del io tanto so che Dante mi viene a scrocchiare e poi è meno forte in True Power. Perché a meno che appunto non sia quella cosa del ha lasciato dietro l'involucro umano e quello Urizen è tipo ha letteralmente potere che si sta accumulando e poi lo rinfili dentro e ritorna senza tutte le cicatrici, appunto ritorna normale, no? Soltanto ancora più potente. Boh, vediamo. Slipstream, avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro. Oh, breaking, figata, madonna. Idling, oh, indietro più tre volte quell'altro. Tanto grazie Star che ti spieghi anche Robby in mezzo, perché vi leggo che fate tante domande, ma tra le cazze di tutto quanto. Devi capire che la sua parte umana non è riuscita a supportare tutto il dolore e torture che ha subito, per questo è costretto a separarsene. Dici il corpo che aveva durante quelle cutscene. O forse non ha contato che avrebbero avuto obiettivi separati, dici non si aspettava che la sua vecchia parte gli andasse a rompere le uova nel paniere. Vero anche. Però vediamo come si sviluppa. È già potenziata al massimo. Peccato. Vediamo, vediamo. Unless you want to die, I suggest you get the hell out of my way. Ok. Solo questo? O se attasco fa qualcos'altro? No. Se tengo premuto? Non devo prenderli. Ah, non fai, peccato. Ok, questo l'invest. Ok. Ok. Questo era figo. Ok. Minchia, posso rimanere in volo anche tanto. Posso fare questo. Non è vero. Questo qua. Madonna, ma che bello. Sono un po' lentine, perché sono un po' lentine. Però c'hanno potenziale. Ti danno Hyper Armor un pochetto. Ok.
Mi prendi il motorino, va bene, non ci facciamo... Non ci fare niente di sbagliato. Due minuti dopo che sgomma. Quanto vado lontano? No, in realtà è molto vicina come cosa, sì. Pensavo andasse più lontano. Minchia, però adesso devo ristrutturarmi i flow. Perché adesso c'ho tre armi che ciclano. Quindi devo ristrutturare tutto. Devo tenere premuto, ok. Ho contro i nemici lenti anche. Però voglio usarlo su quelli piccolini perché voglio deflagrarli, no? Occhio ti osservo mentre faccio le commissioni. Ti dà una mano moralmente, per realtà. Qui? Ok, si rompono. Tu? Oh, questa combo interessante. Combo molto interessante. Scusate. Mi eccito troppo queste cazzate. Madonne. No! T'ho fermato, meno male. Aspetta, Ah, pensavo di stannassi. Sì, con lui non esiste il lavoro in nero. C'ha la pistola dello Stato. E quell'arma che fa un botto di danno ma è più lenta di un vecchio in carrozzina. Ma in realtà, guarda, io me l'aspettavo ancora più lenta, onestamente. Cioè, rispetto a quelle di Bayonetta, che le Eevee sono veramente Eevee. La cosa bella è che il mio tatuaggio che si sta spellando ha lo stesso aspetto di vergine, ragazzi. Di deflagrato, anche detto. Va bene, andiamo avanti. Bello. Sto facendo cagare con i punti stile, mi sa. Perché capite che, come al solito, questa parte di qua dello schermo, tipo sotto ai globi rossi, al voto stile, non lo vedo. Perché non lo vedo. Come fare dissing verso Vergil con un tatuaggio? Sì. Vedi questo, Vergil, mentre punti una ragade? O qualche cosa di strano. Sei tu. Cheat off, sì. Oh. Scusate. Io va bene che sono stronzo. Quella è la Rebellion. Chiusa. Come... Che era, non nel primo, nel 3. Ok. Siamo... Siamo a casa. Va bene. In una statua di Sparta, sì. Quindi, madonna, questo posto infatti quanto mi ricorda Devil May Cry 1. Madonna. Sì, perché mi era arrivato tutta l'informazione in fronte, Neko. E tra l'altro non dovevo fare sta cacata. Nel buco. Ok, la larva. Va bene. Dove sono? Sopra c'è qualcosa? No? Che continuamente forse l'unica cosa è veramente la telecamera, perché è tipo legnosetta, ma capisco perché l'hanno fatta così. Ciao papà! No, peccato. You need some blood, huh? Sorry, you wouldn't like mine. Per un attimo pensavo che ci si stesse infilando, Lucy. Io pensavo che stesse per andare così fortissimo. Tra l'altro mi sa che abbiamo tirato tipo una laggata della Madonna. Ogni tanto pinga fortissimo, raga, perdonate. Questo è il bello dell'Italia. Allora, io sono venuto da là. Non è vero. Quindi dobbiamo ammazzare cose. Lo fanno per sport. Sì, sì, a casa di Dante, la famiglia. Immagino la madre ogni volta. Ma porca puttana! Ma non potete fare come i cristiani normali, no? Un cazzo.
Non c'era un buco di culo lì? Dici perché il figlio dice, non, guarda, una volta tanto non ti non ti trapassare da solo. Probabilmente sì, Lilith. Questo è molto Resident Evil. Non è che ho preso... No, mi sa che ho preso l'unica via che non dovevo pigliare. Era quell'altra. Sì, la mamma di Dante era umana. Don Cobra, che si mi per il follo, benvenuto in taverna. Sono state costruite da Sparda, sì. Ma infatti l'hanno confermato in quella cutscene, la cosa del separare, non banalmente. Le... Ah, beh, è vero che fate multi-hit voi. Ma se io faccio qua questo? Oh. Qualcun altro? Le. Salve. Oh cazzo, no. Ma sono stato colpito da un bug, l'ho guardato adesso, ha fatto un attacco solo che si... ha slidato sopra il muro il pezzo di merda. Volevo essere il millesimo follower, ma a quanto pare tre hanno tolto il follow. Sì, qua è un vai e vieni, ma comunque non ti preoccupare, Don Cobra, anzi, benvenuto per la prima volta in chat. Bene. Vabbè, scusate, ma mi hanno scammato, Dio Madonna. Bastardo. Voglio provare a fare un Royal Guard. Non è quello. Ma scusa, dove cazzo vai? Ma scusa. Va bene. Devo imparare a usarla, sta roba. Però devo capire, avanti e indietro. Gnom. Che bello che tra l'altro va avanti con il motore. Poi abbiamo avanti che è questo. Ok. E... se tengo premuto. Non voliamo. Questo. Vabbè, perché posso anche upparlo. E poi minchia, per continuare a portarli ancora più in alto mentre sto in alto. Greve. Ok. Richard, grazie mille per il ride, bello, benvenuto. Come stai? Sta roba qui. Ah, in volo ne ho solo una. Tutto bene, no, sono contento. Qualcuno mi può fare un SEO? Grazie, Star. Gnom. Di qua vado prima, ovviamente. Come la va? Cosa stavi giocando? Sai, Suikoden Tier 3... Vabbè, non ci provo neanche a dirlo. Non conosco. Che nome particolare. Qui? Per tornare indietro? Perché ho perso un fight in un gioco con il game over. Ah, è uno di quelli dove se perdi sono cazzi amari. Bene. Ah, ok, sono tornato in... Grazie per lo spam, per lo spammino, Lilith. When in doubt, smack it. That's our family motto. Stay! Ah, ok, perché per il sangue e Dante è completamente ricoperto. Tanto per lui che cazzo gli frega. Mi ricordo un qualsiasi sabato sera in un bar. Davvero. Minchia, sta cosa quanto Resident Evil. Yep. Here comes the blood.
calcola che abbiamo anche finito di recente Cobra. Quindi, però sono contento che tante persone mi hanno scoperto grazie a Dragon's Dogma, bello. Quando la tua tipa è il ciclo, minchia, è morta se è così, Neko. Se esce così tanto, è dissanguata in camera e non me ne sono accorto. Povera stella. È un fottuto labirinto sto luogo. Perché vedo troppi cunicoli, buchi, esatto, cose strane. €3,50. Ti sei trattenuto, Star, grazie. Per i 3,50€. Ci vado a mangiare il kebab domani. Non dovevi, bello. Grazie di cuore. Lì. Effetto di sanguinamento di Elden Ring, davvero? Dicevi che magari leggevo male. Ah, vabbè, siete voi. Aspetta. Becca. Ah, ricrescono ste robe. Buoni tutti. Che bella sta cavolo di moto. Buono. Bingi. Aspetta che non mi sta entrando l'input, scusa. Lo... che quando si gira sta cazzo di telecamera, madonna, non mi entrano gli input. L'ho deflagrato. Perché non gli è entrato? Non gli è entrato, non ho capito perché. Prima di scoprire i problemi ormonali. Mi dispiace, Benedetta. Sono contento che magari adesso non è più così. Alla nostra Lilith. No, no, star oggi sono molto fresco. C'ho soltanto il mal di testa. Bevo per la moto, guardalo che coccolino. Ma la vera domanda è, da dove sono arrivato io? Da lì? Da lì. Quindi io vado di qua. Ah, ok, questa era l'altra entrata. Sì, amiche, questi sono proprio messi perché se tu ci stai sopra ti intrappolano. Fortunatamente sono verticali, quindi ti danno un po' di margine di errore. Facendo doppi salti, trickster e quant'altro. Però cavolo. Altro mega fight? Sì. Allora, prima di cominciare sono contento di sentirlo Cobra, sei un eroe insieme agli altri perché recuperarsi, io ho saputo di gente che si è presa tutta la Dragon Age series e si è recuperata, eroi, e sono contentissimo di sentire queste cose. Oh. Sei veloce. Devo counterarti? Madonna. Maligno. Contento di sentirlo, Benedetta. Questo... Mm.
buon modo di dormire, paragone. Ti metti soprattutto la Live Zero di Dead Space 1 remake, perché quella è stata oro. Devo capire però se posso, perché sono andato di Royal Guard. Devo capire se posso periarlo anche di colpo, perché essendo una di quelle robe che flasha, potrebbe essere una di quelle che devi infilarti. In quel caso in realtà è una cazzata, perché posso fare questo. Però proveremo. Ho lasciato cristalli rossi dietro. C'erano cristalli rossi. Oh, buoni. Non si butta via niente, non si butta via, grazie pure. Allora, questo pensavo si potesse rompere. Niente. E c'è anche uno spawner. Oh. Ah, ma perché la tiri? Dante, frena! Frena! Madonna di Cristo, ma stai calmo! Che cazzo? Tenga. Quella è meglio, io secondo te che fai il tab è sorpresa, ma che giro l'angolo è sorpresa. Ma tanto ci sarà tempo con Veilguard, Cobra, non ti preoccupare, ci sarà tempo con Veilguard. Allora, però io in sti luoghi mi perdo sempre. Dove cazzo, da dove cazzo sono venuto io? Da lì, ok. Faccio l'audiobook, benedetta. Qualcuno in realtà lo sapete che mi aveva detto che l'aveva fatto? Non so se alla fine poi la pubblicate su TikTok, perché è un contenuto tipo anti-TikTok quella roba. Ma una persona mi aveva detto che voleva farla come roba. Io ho detto, guarda, io come dico sempre, ragazzi, se volete far clip, cazzapippoli, vedete robe, scenette, fate. Non vi straico, sicuramente. Non vi posso pagare come i VTuber e compagnia, ma se volete fate tutto. Allora, lascia perdere con Veilguard, che la gente non ha capito che il mio dire che voglio essere propositivo non elimina il fatto che nella mia testa ci sia una matassa così di cazzo quanta merda potrebbe accadere brutta. Ma non faccio la toy, esatto. Allora, ne manca in realtà un'altra, un'altra due. Tanto siamo 20. No, adesso siamo, minchia, l'ho detto, siamo 17. Siamo 17, ragazzi. Comunque, grazie a tutti quanti. Don't wanna keep Mr. Demon King waiting. Gotta pick up the pace. Va bene. Minchia, che grande cristallo di. Tanto era una persona. Figata. Allora, la via. Destra o sinistra? Sempre a destra. E noi andiamo a sinistra. Appunto. La facciamo easy. Non si è rotto. Buoni. Sopra c'è qualcosa, no? Fight. Quello lì! Ti piace fare lo stronzo? E facciamo lo stronzo. Dai. Sentilo come ride. Aspetta. Madonna. Non lo so. Guarda, tutta quella faccenda Elda, io non mi ci sto neanche infilando. Onestamente, io parlo più del fatto che dopo aver finito Inquisition, tu hai Solas, che comunque finisce in un modo veramente tanto...
Spero che non finisca come... boh, tipo Vegeta. Cioè che alla fine chissà che cazzo doveva fare e poi fa andiamo insieme perché se no moriamo tutti come delle merde. Però vediamo. Io peccato l'ho detto perché da quando ho fatto il video dopo ho detto che appunto sarò propositivo. Propositivo non significa essere ciechi. Cioè io nella mia testa le idee, il fatto che certe cose non mi fanno al naso, mi puzzano, ce l'ho. Perché non è che sono lobotomizzato. Il mio essere propositivo è il fatto che ci abbiamo fatto 2 anni e passa de live sopra, de serie, ci siamo infilati tutti i codex e il roleplay. Il minimo è dargli un po' di fiducia. Il speriamo che non sia una vaccata. Quindi cercherò appunto di fare un po' questo gioco. Il Future Game Show, no Lilith, dovremmo recuperare in realtà tra Gamescom e compagnia. Ma... that should be all of them. Sicuro? It's been a while since I used my brain this much. Questa è palesemente una perculata alla torre. Oh, un altro di questi. Però perché dovrei usarlo? Ma ne ho viste, Cobra. Ne ho viste. Io sto cercando di tenermi molto lontano sia da quello, pure su Y. Cioè, sono un tanto di robe, tutte le polemiche, le notizie. Voglio entrarci quanto più nature possibile, mettiamola così. Non è che in qualche ti pareva Dante brutto stronzo? Sì, tra l'altro io e Cal ne chiacchieriamo veramente tanto, perché... di recente veramente tanta merda e tante contrattacchi, mettiamola così. Però vedi, perché usare questo? Tecnicamente qua c'ero già entrato, no? Sì. Buonasera, Noob, da quanto, bello? Come stai? Qua tutto bene, a parte il caldo. Che in realtà neanche è così greve. Sì, mo ci entro nel pertugio del creato. Dammi un attimo. Man, this brings me back. Ah, ma perché... perché lui è scappato per di qua. Quando era piccolo. Domanda di riserva. Cosa stai giocando di recente? Madonna, ma è stata vero, eh. Senti pure la musica. Però questo è un segreto. Tipo da... qualcosa? No. A parte questo. Lì. Qualcosa in testa, ma a parte roba dimenticabile. Ma magari ce la facciamo una live in cui recuperiamo i trailer almeno a vederli. Tanto immagino se mi dite così. Dici di Dragon Age, Cobra. Io l'ho scoperta in questi 2 anni ed è diventata una delle mie saghe preferite. Sì. Che mi ha chiesto? No, non lo so fare. Ah no, aspetta. Tecnicamente. No, Dante stronzo. Porca. No, le ste cazzo di robe ti permettono di stare in volo. Boh. 6 anni. Quindi tra un po' di Trickster e compagnia si può fare. No, Dante, non su quello. Meno male. Che culo. Ma perché mira sempre quello che non deve mirare? E sei proprio stronzo. Ah.
Signor, che culo, madonna, veramente al pelo. Le bestemmie di tutti, volare tutto il tempo in aria. Io ma in baionetta, io continuo di quelle di baionetta, di sti cosi così. Sono veramente alcune tra le più stronze. Degli hack and slash, secondo me, ma a mani basse. Ah, corri Dante. Bello come non ce l'ha addosso la moto. Peccato. Bello, tra l'altro, figata, vuol dire che entrambi... Come posso dire? Ascenderanno a casa perché Yamato. Virgil si è trafitto e si è diviso. Lui magari adesso va là e sblocca qualche altra trasformazione. Figata. C'è qualcosa di qua? No, porca ma io ma tecnicamente non dovrei poterlo fare tre volte. Ah no, quello è per terra. Sono contento, sono un romanaccio vero, Cobra. Sono una sottorazza del non volevo entrarci. Sono una sottorazza del romano. Arrivederci. Un'altra boss fight. È una bellissima farfalla. Guarda, col caldo che fa la schiuma c'è. Manca il bozzolo. Holy shit. Can't believe any of this is still standing. Ma senti che host, tra l'altro, eh? Senti che cavolo di host. Guarda che ore sono. Ah, è mezzanotte. Finiamo qua. E leggiamo un po'. Madonna, cosa, che città hai fatto paragone? Madonna. Senti, proprio la speranza. Ha! Here you are. Hey, what's wrong with you? Hey! Hey, Dante! The demonic power was activated in me once. When Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If the Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow! You are... absorbing the Sparta! Dante. S-
spada demoniaca Dante. Nuova spada demoniaca. Generata quando il corpo di Dante ha assorbito Rebellion. Quest'arma ne condivide nome e spirito. Io ho il cazzo d'adamantio. Se la forzatura fusa con i poteri di Sparta diventa la spada Sparta, allora la spada Sparta fusa con Dante diventa la spada Dante. Non ti dà un indizio su quello che Sparta ha già fatto molto tempo prima di come fosse diventato così forte? Ah, ok, cioè quella era la Sparta perché lui... Madonna mia, che cazzo di bordello però! No, non si può fare, Nego, però... Vabbè, andiamo. Questa spada possiede l'abilità di base di Rebellion e Sparta. Premendo cerchio, quando usi lo stile Swordmaster, evocherai delle spade che attaccheranno automaticamente. Che tra l'altro, figata, è una cosa molto simile a quello che fa Virgil, soltanto che noi evochiamo altre lame. Combina i tuoi attacchi con quelli delle spade evocate per scatenare una carneficina. Attivando il Devil Trigger, dopo averle equipaggiate, evocherai delle spade che ti aiuteranno in vari modi in base allo stile scelto. Movimenti più veloci, attacchi simultanei, contrattacchi automatici e migliore difesa. Ah, perché giustamente in Gunsling sparo spade, mentre attacco magari mi fanno una sorta di follow up. Con il Trickster qualcos'altro, quando schivo magari li evoco e tutto quanto. Ok. E ho una barra unica. Tieni premuto LB per caricare l'indicatore SDT. C'è un nuovo elemento sopra l'indicatore Devil Trigger. L'indicatore Sin Devil Trigger. Per riempire l'indicatore tieni premuto LB per trasferire energia all'indicatore Devil Trigger. E quindi la forma di spada che noi vediamo nei vari dimensioni non è la sua forma base, ma la sua forma evoluta, sì. La classe di Dragon's Dogma 2, lo so, perché più o meno è quello il significato. Va bene, questo è un altro modo quindi per utilizzare i Devil Trigger, caricare la forma di Cristo. Caricare il massimo indicatore SDT, tieni premuto LB e poi rilascialo. Tieni premuto LB con l'indicatore SDT al massimo per attivare il Sin Devil Trigger. La tua potenza aumenterà a dismisura, ma non potrai recuperare energia e non potrai interrompere la trasformazione. Va bene. Aspetta, Madonna, quanto lo odio sto attacco. Quanto cazzo lo odio sto attacco. E tanto si trafigge. Che figata sta cosa che si trafigge. E non usa le pistole. Lì. Madonna che figata. Ma quindi è una cosa proprio che è mia e basta adesso. Sì. What a futile attempt. When I saw her scatter like dust. Ah, maledetto. Vieni qua.
rubatissima. All this time and you still don't get it. It is you who does not understand. It has begun. What's happening? Bad news! Gotta go now! That houseplant is pissed off! The Clive fog is revealed in its entirety. This inconvenience matters not. Ho fatto cagare, sì. Qua mi sa pure B. Vabbè, è vero, perché siamo... siamo alla seconda difficoltà, 5.000 punti e task camp. Figata. Però, bellissimo quello che la protegge, che lo stava proteggendo fino ad adesso, era la Yamato. Che figata assurda. I tre guerrieri. Devo fare un emote. Well, looks like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but... as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein, the gunsmith that made all your fancy weapons that you got strapped back there. Yeah, there she is. You don't much look like her. Yeah, I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. Consider it a gift in honor of us finally meeting. Meeting. I'll take that. Dante. I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, let you call me dead weight again? No thanks. I've got all the power I need. Right here. You don't understand.
It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Well, that's all you had to say, Mr. Poetry. I'm gonna go my way, and you guys can go yours. Let's just say that's the best for the cause. Ok, ma nessuno chiede al nostro caro V perché sta diventando polvere? Lo lasciamo per cazzi suoi, sti cazzi? Fatal comunque, abbiamo trovato per il 45esimo mese nella gang di lusso. Dove sei che ti devo far ripartire? Ti devo far partire. Dove sei? Aspetta tutto, eccolo qui. Ma vieni, ma chi sono? Grazie mille per l'abbonamento, vale sempre un onore, un piacere. Noi ci dobbiamo incontrare a Romix, Dio Madonna. Dobbiamo incontrarci almeno una volta. Sono morta in questa scena. Sì, è stata... Io lì per lì ho detto, vabbè, un cappello. Ma che cazzo sarà? Poi l'ho visto che era bianco, ho detto, questo Dante è la fine. E lo sapevo. Cappello dell'alchimista, Dottor Faust. O Faust. O Fosto, o come cazzo si chiama. Comunque, come stai, Fatal? Un cappello che consuma gemme rosse per sferrare attacchi. Hanno letteralmente trovato un'arma. Perché a un certo punto in tutti i Devil May Cry tu arrivi ad avere 9.999 milioni di gemme e non ci fai più un cazzo. Hanno trovato l'arma con cui farle consumare, tecnicamente. Più soldi c'hai e più puoi usarla, no? Ci siete a Romex e questa è una promessa. Ci vengo, non ti preoccupare, Fatal. Come sta scritto, per fortuna. Quindi Faust, letteralmente. Se riesci a non esaurirle, puoi incrementare la quantità di gemme rosse rilasciate dai nemici. Ah, ok, è una scommessa. Cioè, io gliela tiro, spendo dei soldi, ma se faccio la combo figa e tutto quanto, me ne dà altrettanti. Attaccando i nemici usando il Dottor Faust, consumerai gemme rosse. Il numero di gemme usate sarà visualizzato in alto a destra dello schermo. Tieni sempre d'occhio e fai attenzione a non esaurirle. Usando l'abilità Set Hat del Dr. Faust, avanti, vabbè, potrai guadagnare tonnellate di gemme rosse, colpisci i nemici con il cappello e darci dentro. Cioè, io metto il cappello a qualcuno e quando lo meno mi ridà cose? Ma cosa? Tutti tre guerrieri, bello come titolo. E qua scegli. Cazzo, questa quindi dobbiamo farla tre volte la prossima volta. Io ve lo dico, andremo con Dante. Io devo provare cappellino. Devo provare cappellino. E comunque, allora, Lady è normale. Madonna, guardale che belle, Dio Madonna. Guardale che cazzo di bellezze tutte e due. Comunque, Lady, sì, Lady. Trish ce l'ha ancora la fisica del 4, eh. Prima, mentre si muoveva, era la fine. Ma fammi andare a spippolare. Fammi mettere le manine. Perché il fatto è che, madonna, guarda che bella sta cazzo di lama. Adesso la leggiamo perché per oggi basta, ci facciamo i leggini. Quindi chi va, grazie per essere stati con noi. Drive, adoro. Indietro e avanti. Violento colpo di spada genera un'onda d'urto in grado di colpire i nemici distanti. Prendi tutto. Tutto ok, sono contento. Fatta, come sono andate le vacanze? Overdrive. Ah, se lo fai Dante è bello dalle donne. Fortunatamente, così anche noi. Un attacco con la drive che scade in due onde d'urto in rapida successione. Vabbè, dopo che comincia a sparare, posso fare gni. Sword formation. Non mi ha fatto vedere che cazzo fa. La proviamo. È stato bellissima di design perché poi si apre e tutte cose. È proprio bella, cazzo. Tanto c'ha quella gemma rossa che mi ricorda la gemma della mamma che gli ha dato i due fratelli, no? Non... Ah, perché consuma due barre di Devil Trigger. Ah, ok, quindi non faccio più quella roba. Cioè, non ho più... Gniri. No, ma no, sta roba è devastante. Cioè, io posso fare ste cazzo di mosse a distanza. E sfondo gli scudi. Ma no, ma stai a scherzare? Aspetta, era un bug. Ah, no, ok, perché siamo qua.
Ho avuto influenza intestinale dal primo giorno di vacanza. Mi dispiace, bello. Che dato io sono partito con i miei amici, eppure tra di noi c'era qualcuno che stava male, ma è il periodo. Dammi sto Devil Trigger, Gesù Madonna. Su. Su. C'è l'opzione, ormai l'ho caricato adesso. Perché qua ci ho passato poco tempo, onestamente. Ah, vabbè, è letteralmente sì, la controparte che c'ha Virgil. Soltanto di fuoco. Ah, e fanno... Non ho capito. E poi... Ma perché fanno questi follow up? Cioè non è che le sparo, mi aiutano. Oh, è bello che adesso nella combo c'ha un paio di robe del Sword Master. Sì. Madonna, che figata! Ha mischiato in questa spada delle robe della Rebellion e della Sparda. Perché questo prima dovevo farlo in Sword Master. Adesso ho una combo aerea. Madonna, che figata! Madonna, perdonate, basta. Vai, esci. Io veramente mi sento tipo un cazzo di bambino dentro al parco giochi quando ci stanno ste robe. Bello. Che tra l'altro gli dà un sacco di utility, di versatilità sta roba. Ma tra l'altro ne evochi ancora di più poi. Coglioni. Dove cazzo sono andato? Devi scendere giù. Ok. Sì, Dante le usa per deflagrarti. Infatti la descrizione diceva macina tutto. Man in the red. Fai che vi detto, nella tele gemme rosse infliggendo danni ai nemici con cui entrano in contatto. Consuma gemme rosse. Ah, tra l'altro è vero, è un'arma a distanza. Hat trick. Dove aver eseguito un set hat o mad hatter. Va bene. Si attiva quando equipaggi Dr. Foss. Aumenta il numero di gemme ottenute di quelle utilizzate. Quando Dr. Foss è equipaggiato. Nicchia, questa però mi sa di arma che deflagra i boss. Questa mi sa la Madonna di Cristo. Vabbè, giustamente perché se è un'arma fatta per usare le gemme rosse, qui a un certo punto diventa che tiri una roba ai fini dei soldi, no? Sono mosse di danza. E tanto adesso le vediamo, eh. Sin Devil Trigger. Sin... Oh. Sin Inferno. Demolition. Perché giustamente quando sto in quella modalità c'è letteralmente tutta una barra sua de robe. Luce. O Lius in realtà. Oh. Però quanto mi ricorda la trasformazione del primo per certi frangenti. Quadruple S. Premi quando indicatore lampeggia per annullare la trasformazione. Accelerare la potenza del tuo Sin Devil Trigger per un breve attimo e attaccare. È un'esplosione atomica. Mi sa che ognuno avrà la sua vera arma, ma mi sa veramente di sì. Devono giga evolversi. Adesso vediamo giusto un attimo Dr. Faust. O Faust, o Foscolo, o come cazzo si chiama, vabbè. E poi leggiamo qualcosa. Mica io volevo continuare però. Madonna. Tanto mercoledì ci sta Cyberpunk 2077. Taser, già l'hai visto? Cambio. Dopo vediamo. Bella. Franco va bene pure. Ugo ci sta. Minchia, d'altra è un'arma a distanza. Ma poi guardalo che bello. Oh, con la sciarpina. Oh, guarda poi la stance. Sì, ma io spero che poi me le ridai. Non ho capito come cazzo mette le mani. Non posso farla la modalità foto. Penso che faccia un cuoricino, una roba del genere. Tiro il cappello a qualcuno. Quindi quando hai il cappello. Ah sì, ti dà soldi.
figata. Poi ah no, ok, non è che ritorna. Questo ti mette attorno delle lucine che mi sa quando si avvicinano si velocizzano. E con Gunslinger? Questa è letteralmente l'arma pay to win. È letteralmente l'arma pay to win. Solo con i soldi in game. Buonanotte, Saga, se sei stato con noi. Oppure mi sta dando... No, no, ti dà gemme quando colpisci con sta roba, quando c'hanno il cappellino addosso. Quindi giustamente le spendi, ma le rifai pure. Anzi, se sei bravo, lo tiri e basta e meni poi. Ma... finalmente leggiamo un po' di questi. Io voglio leggere la spada. Rapporti di Nico. Armi. Dante. Sì, è per il meme, Elda, perché inteso che paghi i soldi per fare uno sbrego di male. Guarda, guarda che belli i progetti, madonna. Toh. No, no, quelle... cioè, avevo già visto una roba del genere di Matte, sono fake. Cioè, poi, poi non so se effettivamente me le stava dando. Però tecnicamente sono mezze fake quelle robe, ritorni allo status base. Mi succedeva pure quando ammazzavo qualcuno che me le dava. Vabbè. Allora. Guardala che bella. La spada lasciata a Dante dal suo mitico paparino demoniaco, il Cavaliere Oscuro Sparda. Ammetto di aver trascurato gli studi sulla spada demoniaca, quindi non sono in grado di aggiungere molto, ma posso assicurare che non è un'arma qualsiasi. Dopotutto la spada Yamato che ti sei fatto fregare come un allocco può separare la parte umana da quella demoniaca, giusto? Scommetto che anche quest'arma nasconde incredibili poteri, per quanto sia difficile immaginare la loro vera natura. Bello che ti danno comunque degli hint in mezzo a tutte queste descrizioni. Poi abbiamo la sparda, che tra l'altro si può vedere anche nelle varie forme. No, peccato, non te la fanno vedere trasformata. Però puoi girarla, zoomarla e tutto quanto, madonna. Guardala che bella, cazzo, a vederla. Che bella. Oltre a portare il nome del Cavaliere Oscuro, la spada demoniaca sparda contiene un potere nefasto, ma intreso di una misteriosa aura divina. A quanto pare quest'arma maledetta trabocca di potere demoniaco, ma sono in pochi ad essere in grado di brandirla. Vorrei concedermi il lusso di fare esperimenti su questa spada, ma non sarebbe saggio, probabilmente finirebbe male. Diciamo che rispetto al papà ha capito che sennò esplode male, ma... E questa invece è la Dante. Fammela vedere. No, ho zoomato male, com'era? Così, zoomare... no, zoomare così. Perché è come se fossero delle fauci che poi si aprono. Bellina. Con gli artiglietti là sopra. Io ripeto, quella sembra proprio tanto la gemma della mamma, eh. Quelle, il ciondolo che hanno nel primo. Una nuova spada demoniaca nata dalla fusione di Rebellion e Sparda. La spada demoniaca Dante. Sembra che Dante stia seguendo le orme del padre, ora che brandisce un'oscura lama battezzata con il suo nome. Non so se abbia usato i suoi poteri per fondere due armi o se Rebellion abbia decisamente... sì, abbia decisamente... o se Rebellion abbia deciso spontaneamente di unirsi a Sparda. A ogni modo, questa nuova bellezza ha un potere incredibile. Si sono più per darti il contentino, poi c'è stata della roba interessante in mezzo. Questo è Barrog, sono i cazzottini. Madonna, guardali che belli, tra l'altro hanno degli occhi, non ci avevo fatto caso. Nell'oltretomba si estende il cosiddetto inferno di fuoco, un tempo governato da un orrido e gigantesco mostro chiamato Bereal. Ah! Sono armi fatte con il leoncino di Devil May Cry 4, non è quello Bereal o Bereal. Mi sa... Dopo la sua disfatta, pare che il trono di fiamme sia passato a un certo Barrog, un bastardo di prima categoria. Per sua sfortuna anche lui si è imbattuto nel nostro caro Dante. No, sono un coglione, giustamente. Quello è quello che ha ammazzato. Poi ci si è messo Barrog e lui ha menato Barrog. È tardi, mi sono sciolto pure io.
Perché aveva la spada figa? No, perché probabilmente aveva una sua lama Lilith che poi si è unita alla sparda. Cioè, la sparda credo che sia tipo quell'arma che... non so come dire. Ti fa evolvere la tua spada nella mei coglioni. L'ho spiegato malissimo, ma... per sua sfortuna che lui si è imbattuto nel nostro caro Dante, che dopo averlo pestato a dovere, gli ha sottratto i poteri per aggiungergli la sua collezione di armi demoniache. Su questo gioiellino... se questo gioiellino genera calore per scatenare attacchi devastanti, è collegato senza dubbio al potere del dio della fiamma. Qualsiasi uomo a contatto con questa bestia finirebbe arrostito in un lampo, ma Dante ha una lunga esperienza in quanto a patate bollenti. Ah, ok, non è che minchia non gli fa male. Quando è in fiamme, comunque, lui c'ha addosso roba in fiamme, soltanto che è semplicemente un fuocherello per lui. Esatto, è un materiale letteralmente. È come in Dark Souls che tu devi usare la Elsa e metterci sopra l'anima di Gwyn. Questa è l'Elsa e poi Dante usa l'anima più o meno. Cavaliere. La patata bollente perché mette le patate sotto i piedi? Non voglio rispondere a questa domanda, Nico. Tanto questa c'ha anche... sì, ci stanno le versioni. Te la fa vedere trasformata e normale. O altri tipi di patate. No! So che è Dante. Però... Madonna. Belli sti cazzi. Devo ammetterlo, tra tutte le armi demoniache di Dante, questa è la mia preferita. Come resistere alla fusione tra un tra una cozzaia di armature demoniache e un blislacca a moto ridotta a un rottame? Ho provato a rovistare sotto la carrozzeria, ma non ho ancora capito come funzioni questo dannato affare. Va avanti a sentimento. Diamine, ho persino chiesto informazioni a Dante, ma neanche lui è riuscito a spiegarmi come abbia fatto a creare questo catorcio. Insomma, diciamoci la verità, una moto che si trasforma in un'arma non siamo mica in un cartone animato degli anni 80. Invece sì, questi sono come gli orchi di Warhammer o di qualche altra roba che usano la roba e funziona perché ci credono, letteralmente. Ma... Ebony e Ivory, dato belli che c'hanno due foto. Due magnifiche pistole create da Neil Goldstein. Insigne armaiola e degna nonna di una nipote con... di una nipote non meno meravigliosa. Madonna, sto sciolto. A prima vista le due armi sembrano diverse solo per il colore, ma non è così. Ivory è progettata per sparare raffiche di fuoco, mentre Ebony punta tutto sulla precisione. Fosse possibile, le smonterei all'istante per capire come funzionano, ma non è il momento. Ad ogni modo, nonna era un'artista fenomenale. Il solo pensiero mi fa sentire così orgoglioso. Oh, madonna. Patatina. C'è qualche roba. Oh, tra l'altro c'è scritto sopra. C'è scritto for Tony Redgrave. Adoro. Questi sono dettagli che vedi tu non guarderai mai, ma che sono bellissimi, cazzo. Sono veramente belli. Poi abbiamo il coyote. Vabbè, questo è vecchio in culo. Dante ha convertito questo fucile in un'arma antidemoni. Peccato sia un oggetto grezzo e barbaro, soprattutto se paragonato alle magnifiche pistole di mia nonna. Pensa all'inutile complessità dei meccanismi interni. Per fare un paragone sarebbe come distruggere una diga per spegnere un misero fuoco da campo. Non fraintendermi, anch'io potrei creare un'arma così eccezionale e splendida a vedersi per giunta, ma in fondo da Dante non importerebbero per nulla. C'erano due foto sulle pistole che tanto quelle, Neko, dovrebbero trovarsi nei vari giochi dei Resident Evil, perché un tempo Devil May Cry doveva essere un Resident Evil. Tanto io vi consiglio... quando ricarico queste live, soprattutto anche le scorse, ma in realtà c'è su tutti gli episodi di Devil May Cry, andate nei commenti, dico anche in past broadcast, e andate sotto perché ci sta il nostro caro Slayer che fa un elenco di chicche, dettagli, piccole perle di lore che sono qualcosa di incredibile, sono veramente degli elenchi puntati di chicche e tutto quanto. È veramente bello. Dottor Faust, ho costruito quest'arma demoniaca recuperando un vecchio progetto di mio padre e l'ho chiamato Faust in onore del demone a cui è ispirata. Spara proiettili di sangue demoniaco cristallizzato, hai presente le gemme rosse? E attraverso una speciale modifica della sottoscritta fa spuntare fiumi di sangue a tutti i demoni che vengono colpiti, incredibile, no? Solo un pazzo potrebbe snobbare un'arma del genere. Va bene. Perché probabilmente è un occhio. Sono un paio di occhi. Che tra l'altro qua c'è anche il progetto. Side front, top view. È tipo una corda fatta di qualche roba strana. Che tra l'altro qua possiamo anche girare in giro. Mi hanno detto che ci stanno delle chicche. Mo' cerchiamo qualcosa. Tanto c'è una versione chill del tema di Nero.
Va bene. Allora, le armi ce le siamo fatte di Dante, perché qua... Ah, ok, cioè in realtà queste sono molto corte. Il bastone di V. Bastone da cui V non si separa mai. Mi sono presa la libertà di seminarlo da vicino, ma non ho notato nulla di strano. Il metallo è un eccezionale conduttore di potere demoniaco, si intende. Ma ho come l'impressione che mi stia sfuggendo qualcosa. Chi può dirlo? Forse è soltanto un comune bastone da passeggio. Sarebbe bello se... Questa essendo tipo la controparte della Yamato, se la Yamato separa, questa tipo riunisce qualche cazzata. Perché mi sembra strano che danno un bastone così a random e c'ha qualche potere in culo. No, c'è queste cose così. Allora, qua ne abbiamo un botto. Qui ne abbiamo veramente un botto. La Red Queen. Montare un motore a combustione su una spada per generare colpi più briosi e elettrizzanti. Mi sembra un'idea niente male. Ho la netta sensazione che sia stato papà a sviluppare l'idea di base. E tu hai modificato il progetto originale per dare vita a questa Red Queen. Devo confessartelo, la prima volta che l'ho vista sono scoppiata a ridere. Nessuno sano di mente costruirebbe mai un obbrobrio del genere. Se nelle tue vene non scorresse sangue di demone, quella dannata spada ti schizzerebbe via di mano in continuazione, invece di fare a pezzi i nemici. Vero? Non ci ho mai pensato, perché giustamente c'ha un motore sopra che va, quindi, cioè, quando tu attacchi fa fium e vola via e non la ripigli più. Mentre giustamente è me, coglioni. Soprattutto perché la benza costa, esattamente, anche per quello. Sai che bello? Nero che va con la tanica di benzina a riempire per rifocillarla. La Blue Rose. Fammi vedere se questa c'ha qualche dettaglio. Madonna, comunque, cioè, ci hanno modellato, se riesco a farla girare piano, perché qua, Gesù Cristo, Dio. Posso farlo con il mouse? No, pure col mouse va a scatto. Hanno modellato il dentro. Sì, c'è una rosa qua di fianco, i proiettili pure sono azzurri, però sono di tre colori differenti. Bellina. Bella, bella, bella. Vado a fare il pino alla spada dopo, esattamente. Si sa, territorio demoniaco, non credo. Non credo per niente, Elite, penso che questa sia molto più rudimentale. La Overture. E tanto ha due forme? Ah, minchia, te lo fa vedere anche quando lo utilizzi. Ma adoro! No, ma che cazzo stai a dire? Oh, matto. Cioè, ma voi capite, io continuo a dirlo, che questa roba in fight tu non la noterai mai, eh. Cioè, loro banalmente su ste cose gialle ci potevano mettere una texture piatta e bella e vaffanculo, se siamo visti, no? Non ho idea di cosa ci sia scritto là. Guardala, che figa. La prima protesi che ho creato per te quando hai perso il braccio, considerata la semplicità del design, può essere indossata ovunque senza attirare sguardi indiscreti. Certo, se gli altri sapessero del generatore elettrico che è installato su quel gioiellino, resterebbero folgorati, letteralmente. In ogni caso dovrebbe aiutarti a eliminare facilmente i demoni più deboli. Come suggerisce il nome, l'Overture è solo il preludio alla serie di capolavori che il mio genio sta per sfornare. Ti lascerò a bocca aperta. Comunque, raga, ma io adoro che c'è questa... Cioè, è chillissima, è perfetta per leggere. Esatto, serve solo per flexare fortissimo, Kael. No, no, guarda, paragone, un povero stronzo, ma che secondo me sarà stato pagato bene, perché per fare sta roba se li merita tutti i soldi che gli hanno dato. Onesto. La Helter Skelter... Madonna, sembra un gioco di parole. Helter Skelter. Quando ero piccola, nel parco vicino a casa mia, c'era uno strano scivolo a cui mi sono ispirata per questo progetto. Il design semplice riunisce tutto il potere sulla punta, in modo da concentrare gli attacchi direttamente sul nemico. Ha una precisione impeccabile, non credi? Può afferrare determinati oggetti, anche se non è troppo efficace. A dire il vero, potrei eliminare quella funzionalità per rendere questa bellezza più snella e affusolata. Tu che ne pensi? Helter Skelter è una canzone dei Beatles. Magari è ispirata allo sto punto, Rufus. Non sapevo. Finisce come costette of Decay 1. Lascialo perdere, poverino. E questa... Madonna. Cioè, capisco perché fa cagare quando lo utilizzo, perché essendo fatto così è letteralmente un fiore aperto. Ma tutti erano pieni di cazzi stilizzati. Questa non la sapevo, Kyle. Il punchline. Ho analizzato il campione estratto da Goliath e ho usato i materiali per creare questo puro concentrato di potenza. Il dispositivo propellente a iniezioni si basa su meccanismi di combustione presenti nello stomaco di quel bestione senza cervello. Adoro che te lo spiega anche. I modelli 3D delle braccia sono porno.
Sì, so, cioè questa per, slow per chi piacciono magari anche i mega, tutta quella roba un po' particolare, sono sborra. Insomma, è un pugno potenziato a razzi. Ma scommetto che uno spaccone come te potrebbe anche usarlo per farsi un giretto. Bello che ti danno anche dei piccoli hint. E quando è acceso? Ma che cazzo sto vedendo? Ho ideato questa bellezza mentre pensavo a un parato fiorito. Erano gerbere. Io guarda, io non l'ho detto la prima volta che l'abbiamo incontrato sto cazzo di braccio, perché dico, vabbè, perché cazzo un robo che spara puzzette atomiche che te fanno saltare a destra e a sinistra dovrebbe prendere il nome da un fiore? Ma erano gerbere per l'esattezza. Come? Che c'è? Non posso mettere un tocco femminile alle mie creazioni? No, non sto pensando a quello. Puoi chiamarlo anche dito di culo, per quando buco di culo, qualcosa del prolasso. Non me ne frega. Però ti matton. I componenti a forma di petalo agiscono come una complessa fornace a riverbero, generando un intenso calore pronto per essere liberato sotto forma di onda d'urto. E la scarica di energia, diverse frecce al suo arco, attacco, difesa, movimento. Questa meraviglia non ha limiti. Madonna. No, no, ma infatti paragone, questo è veramente, io mi ci sento a fine, perché quando sto creando qualcosa mi viene l'idea del cazzo. E questa stessa roba. Perché, non so come farteli vedere, Nico. Il braccio, vedi, è fatto a petali. So, è fatto tutto strano, no? Infatti se poi tu lo apri, fa questa roba così. Ma oh, quello tanto già l'abbiamo letto, fortunatamente, paragone. Il tomboy. Questa volta credo di aver esagerato. Volevo creare un potenziamento per la spada e la pistola, ma la carica energetica di questo gioiellino sfiora l'assurdo. Potresti persino avere problemi a controllarlo. D'altra parte, le armi migliori sono le più imprevedibili, no? Se la prendi per il verso giusto, ti darà enormi soddisfazioni. Mo mi sembra una sonda. Beh, mi dispiace per il culo della persona in questione, Nick. Seconda. Ah, ok, perché. Perché quando noi spariamo, io pensavo che fosse la pistola, no? Ha creato una cazzo di Reagan. Cioè, dal lato fa puff ed esce sta cazzo di Reagan. La trovo bello come ogni braccio in realtà c'è proprio uno stile estetico in cui si infila. Celestiale, benvenuto. È stato bellissimo Nick, ci ho pensato adesso. Benvenuto per la prima volta in chat. Benvenuto, benvenuto. Come la va? Rawhide. Il metallo del regno degli inferi che abbiamo sottratto a Gilgamesh è noto per la sua capacità di produrre scariche elettriche. Invece di usarlo per liberare altre onde d'urto, tuttavia, ho sviluppato un braccio che si allunga fino a formare un'arma tanto sottile quanto potente. È più robusto del tuo cavo, quindi non avrai problemi ad attirare anche i nemici che normalmente resistono agli strattoni. Qui è tutto bene, stiamo leggendo un po' di robe a fine live e chicche. In alternativa puoi avvolgerlo intorno ai mostri per farli a fettine. Potrai sbizzarrirti. Quindi questo c'ha la capacità particolare di attrarre anche i nemici pesanti. Cioè, quindi anche Nero Angelo posso attirare. E non ci avevo pensato. Ecco perché è così esteticamente. Perché sono tante piccole lame, una dopo le altre. E quindi quando si apre diventa sta cazzo di roba. Comunque i design sono bellissimi, ma dico anche proprio a livello meccanico. Cioè, sapete quando vedete quelle robe che dite, ok, sì, è così, ma come cazzo funziona? Ognuno di questi bracci è fighissimo, perché nel suo essere ovviamente sopra le righe, perché ovviamente è sopra le righe, c'ha del senso, no? Cioè, questa roba che si apre, il tomboy che si apre e fa tutta la railgun, e c'è il coso fatto a forma di petalo che si apre, è una figata assurda. Sembrano quelle fruste dalla baionetta. Dici che si porta tipo dietro? Ah no, è vero, quella con i petali. Vero, la ricorda per il colore. Ma pensa chi lo ha ideato. Ma veramente un cazzo di genio. Ma è bello, questo c'ha il timer sopra la mano. Mi sembra la frusta di Castlevania, vero? Che c'ha tutti gli anellini anche. Magari si sono ispirati. Violare le leggi del tempo e dello spazio è un'impresa infernale persino per un genio come me.
Ma con il brandello di Gideon recuperato da Vision, riuscite a usare lo spazio-tempo come arma. Incredibile, vero? Sono o non sono fantastica? Questo gioiellino è in grado di mobilizzare qualsiasi demone nel suo raggio d'azione, ma solo per un breve periodo. Purtroppo la lavorazione di un materiale simile richiede pazienza ed estrema fatica. Non posso crearne molti, quindi fanne buon uso. Mi sono spiegata, anche detto costano come la Madonna. Ma guarda, molti pensavano che in Bayonetta 3 unissero i due universi, Neko. C'erano degli hint, ma è un sogno bagnato di tutte le persone. Da trasformato invece... Ah, ok, diventa un gigantesco meccanismo, tipo d'orologio. Infatti c'è anche la lancetta, c'è l'orologio sul palmo. Bello. Questo c'ha un design molto femminile. Perché c'ha anche le unghiette lunghe. Bello, 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 bello. Buster Arm, vabbè, questo è il nostro. Quando ho iniziato a lavorare su questa meraviglia, avevo in mente un unico scopo, ricreare il braccio di demone che quel bastardo ti ha strappato. Scommetto che fermo il pensiero di fare strage di bastardi come ai vecchi tempi, vero? Allora esulta perché ce l'ho fatta. Grazie a questo potrei scagliare via i demoni come un dio, sbatterli a terra senza pietà. Beh, solo uno per volta, purtroppo. È il massimo che sono riuscito a fare e le ho provate tutte, te lo giuro, cucciolina. Oh... figata. Cioè, per prendere i demoni più grandi poi si amplia, si apre tutto quanto con sta sorta. Penso che quello sia il rampino. Quello mi sa che è un'estensione del rampino. Bellissimo questo. L'abbiamo finiti? Ma quindi veramente sono... Sì, mi sa che Nero ha finito le braccia. Vabbè che sarebbero diventate tante poi, eh. Allora, ci siamo fatti le armi. Vogliamo andare a vedere sui personaggi? C'è anche Eva, che tra l'altro avrà la faccia... è triste che sorride. Quello basato sul... sai, perché quello mi sa che è del DLC, Neko. Quello dobbiamo... va letto dentro allo shop, perché non credo di... Sì, perché non ci stanno quelli di DLC, peccato. Quello l'avevamo letto durante la prima live. Vediamo. Ah, tanto abbiamo anche le varie versioni, senza braccio e nero. Ah, tra l'altro c'hanno anche descrizioni uniche. Stando a Kirie, negli ultimi giorni Nero si era parecchio calmato, almeno fino a quando non si è precipitato negli inferi a fare lo spaccone quando era ancora senza un braccio. Non è mai stato un ragazzo con la testa sulle spalle. Certo, sono sicuro che pur senza un braccio sia più pericoloso di quanto lo sarebbe una persona normale con un fucile in mano, ma affrontare il re dei demoni in quelle condizioni non è molto intelligente. Se non altro, questa è stata l'occasione per creare il Devil Breaker. Diciamo che non tutti i mali vengono per nuocere. Il titolare della Devil May Cry, la più prestigiosa attività itinerante nella storia di Fortuna, perché giustamente gira col furgoncino, adoro. Nero è cresciuto come un sacro cavaliere dell'ordine della spada, ma solo quando i demoni hanno iniziato a minacciare Kirira, la sua dolce metà, ha capito che è raggiunto il momento di mettere alla prova i suoi poteri demoniaci, i poteri demoniaci del suo braccio destro. Durante gli eventi di Fortuna, Nero ha scoperto il suo legame con Yamato, la spada un tempo brandita dal fratello di Dante. Questo legame implica che nelle sue vene scorre il sangue di Sparda. Nero ha perso il braccio appena dopo quanto accaduto a Fortuna, ma la sottoscritta è riuscita a sistemare il ragazzo con la tecnologia da urlo. Ora è più forte di prima. Immagino che mi sia profondamente grato, ma è troppo orgoglioso per ammetterlo. Beh, vorrà dire che me ne farò una ragione. Bellina. Questi comunque, questi sono tutti scritti con gli occhi di Neko, eh. Questi sono tutti scritti con gli occhi di Neko. E guardate quanto è figo Dante, Dio Madonna. Cioè, pure lui è ultra dettagliato. Buonanotte, Rufus. Grazie per essere stato con noi. Sì, continuo a dirlo. La Rebellion l'hanno fatta con questo... sorta di roba alla Damasco, che è un modo particolare dei coltelli e delle lame. Guardalo che bellino. Domani non c'è niente perché si ricomincia con quella vecchia, Rufus. Ci vediamo mercoledì con Cyberpunk 2077, sì. Sì, dovevo leggerlo. Chiunque parli di Dante si riferisce a lui come il figlio del leggendario cavaliere oscuro Sparda. Madonna, che due coglioni ogni volta di sta cosa. In tutta onestà non credo affatto che sia secondo a suo padre. Ha ricevuto un incarico da questo V, un individuo sbucato fuori dal nulla ed è disceso negli inferi per recuperare Yamato dal re dei demoni, il tizio che l'aveva rubato a Nero. Colpo di scena, neppure Dante è riuscito a sconfiggere quel bestione. Ad essere sincero, gliel'ha suonata come si deve, l'ennesima dimostrazione che l'uomo perfetto non esiste. A mercoledì, bello. Andiamo via con il suo sorrisetto smug. Tra l'altro posso vedere
Sì, comincia con Cyberpunk. Io ho aspettato 3 anni per giocarlo. Madonna, guarda sti tatuaggi. Anche la possiamo togliere la maglietta. Cioè, non per... Madonna, ma cioè, guarda. Questa è veramente l'unica cosa di V che mi fa cagare. Cioè, sti sandali di merda. È fighissimo. Poi c'ha sti sandali di merda. Ma poi io, proprio vedendoli, sento la scomodità. Cioè, già lui lo toccano e esplode. Con sti sandali? Boh, adesso è il momento giusto per giocarlo, sì. Con una zannetta. Vabbè, Dio. Ma non ce l'hai la versione con i capelli bianchi? No. E il posto dove sta, sì, in mezzo alle macerie, alla morte, tutto il sangue, lo schifo. Con i sandali, Dio Madonna. Ma questo è un vero mistero, chiamatemi paranoica, ma ho il sospetto che V sia un nome inventato. Ragazzi. È un'inventrice, però, nel senso, non andiamo troppo sopra. Anche se si definisce un cacciatore di demoni ed è abbastanza forte da definirsi tale, almeno con l'aiuto dei suoi demoni, vi si limita solo a sconfiggere, ah no, a infliggere il colpo di grazia con quel suo strano bastone, un'arma che non mi dispiacerebbe studiare da vicino. Quanto pare sono i suoi tatuaggi a legarlo alle sue creature, e su di loro che si basa la sua forza. Ma a sto punto, cioè, che siano i ricordi che ci aveva Virgil de quando era Nero Angelo. Cioè, gliel'ha schiantati sul corpo per eliminarli, perché giustamente, mentre magari era tra... era inchiappettato a sangue, si ricorda sto corvo, si ricorda la pantera che girava per il castello del primo e tutte quelle robe. Si chiude di chiudere bene porte e finestre per evitare che Elon Musk non ti entri in casa armato. Cosa? Era un meme che avevo già sentito. E poi è come scalare il Monte Bianco con l'infradito. Sì, è una merda. È un po' biondo dentro. Adesso per me vi sarà quello. Va bene. Detto tra noi, non mi sembra un potere che un semplice umano sia in grado di avere. Va bene. Griffon. Madonna. Uno dei demoni guardiani di V. Questo logo roico pennuto tramortisce e terrorizza i nemici scagliando saette e colpendo tutto ciò che ha a tiro. I miei testi di demonologia d'oro parlano di un mostro del tutto simile a questo, ma che sarebbe stato sconfitto da Dante diversi anni fa. Bello, perché ti ricollegano a Devil May Cry 1, no? Sarà solo una coincidenza, quello che è certo è che non trovo altre informazioni riguardo questo uccellaccio. Perché più o meno è quello, Neko. Infatti Nico vuole cucinarselo fortissimo. E mentre sono in forno con le patate. Shadow. Ma tra l'altro, ma guarda che bella la foto. Perché questa è palesemente... Ah, questa no, perché è di una cazzina. Ma questa è lei che ha fatto una foto, eh. All'inizio potrebbe sembrare un gatto nero troppo cresciuto, ma in grado di mutare forma quanto vuole. Anche in questo caso i testi antichi dell'Ordine della Spada parlano di una creatura molto simile, ma da sempre nemica degli umani. Nei confronti di V, invece, questo demone è docile come un micetto, ma non credo proprio che sia perché V ci sappia fare con gli animali. È entrato armato negli studio di Cyberpunk per un cameo. No, ma dicevo meme per questo, Elda, perché mi pare di aver sentito una notizia del genere. Infatti io ero tipo, boh, spero di non trovarlo, Dio Madonna. A differenza degli altri due, non sembrerebbe una creatura molto intelligente. Da quanto sono riuscita a intuire, ha solamente 3 compiti. Distruggere, distruggere, distruggere. Diversamente dagli altri 2 alleati, non trovo riferimenti a questa creatura in nessun testo dell'Ordine della Spada. Cosa può significare? Forse che neppure l'Ordine conosca la sua esistenza. Anche perché questo chiaramente si vede soltanto in... Devil May Cry 1. Sì, è la melma di merda con il core. Tecnicamente. Guardala con questo sorrisetto, Nick. Che tra l'altro lei aveva tipo scritto da qualche parte qualche tatuaggio strano, eh. Il dono di Dio al messia dell'armaiola e la regina della meccanica, ovvero la sotto... beh, giustamente questa è quando una qualsiasi persona scrive la propria descrizione. Sono bello in culo. Punto. Fine. Sono la nipote dell'inimitabile Nell Goldstein. La virtuosa del calibro 45. Fabbricare armi da fuoco fa parte del mio DNA. Mi chiedo se Nero si renda conto di quanto sia fortunato ad avere in squadra una figa come me. No, non se ne rende conto. Però, stai calmo. C'hai qualche dettaglio figo? Nelle armi noi ci affidiamo, oppure credo nelle armi. Gunsmith, ok. Creatrice di armi. C'ha una rosa, farfalla. Ma non puoi togliere quella mano da lì.
Quello boh, raga. Quello è troppo basso. C'è altra roba strana. C'è altre pistole. Va bene. Farfalle. È fissata con le farfalle. Va bene. Va bene, è fissata con le farfalle. Ma perché? Scusa, ma perché la prima persona che vedo di Lady è qui? Ah, perché è quando l'ha fatta zappare. Quando Lady è stata salvata era nuda come mamma l'ha fatta ed è toccata la sottoscritta a coprirla così che qualche pervertito non le mettesse gli occhi addosso. Non posso negarlo, i miei abiti sono piuttosto grandi per lei, ma solo perché è piccolina. Sia chiaro, non sono io essere in sovrappeso. No, mi sa che è partito qualcosa, no. Sia chiaro, non sono io essere in sovrappeso. Oltretutto, immagino che Nero avrebbe preferito ammirarla con qualcosa di più accattivante addosso, ma da queste parti bisogna sapersi accontentare. Sì, Lady sembra veramente uscita dal carcere. E quindi abbiamo anche Lady Lady. Oh, fammi vedere. Ma perché bisogna sempre zoomare sulla Patong qua? Però vedi, peccato che gli si notano poco gli occhi di due colori differenti. Minchia, è difficile, eh? No, ma infatti mi immagino, sai, come celestiale il con il raggio di luce fortissimo. Ha sempre il... Oddio, non me lo ricordo. Non è Lady N, è il... Era il nome della mamma. Oddio, non me lo ricordo come cacchio si chiama. Ah, sì, comunque, vedete quella cosa che avevo detto anche nel primo? Cioè, Lady gli hanno fatto sempre sta sorta di legacy degli stivali. Cioè, c'ha sempre un paio di stivali che la fanno un attimo uscire. Cioè, ti danno proprio il colpo nell'occhio. Perché prima c'aveva quei cosi rossi bellissimi. Qua gli hanno fatto una roba un po' più... Un po' più tattica. Figa, perché giustamente lei col fatto che combatte con le armi, c'ha tutte... I caricatori, le pistole e compagnia. Non so il pezzo sopra a che cosa sembra. Un giubbotto antiproiettile, forse, non lo so. Però è bella, bella. Figata, dato con gli occhialini. Fammela leggere. Se dovessi riassumere Lady in una parola, probabilmente sceglierei produttiva. Ha cacciato demoni in ogni angolo del mondo e quando avevo il mio emporio di armi era una delle mie clienti migliori. Anche perché ogni volta che usciva... Avì! Ma che dato devo capire? Ci ho fatto caso adesso. Perché quella roba lì? Scusa, perché c'ha l'interno coscia scoperto? Ma... Ah, ma perché mi sa che sono... Oddio, non so come chiamarli. Lei sta... Io pensavo fosse un pezzo unico. Lei sta con i pantaloncini corti e quelli mi sa che sono stivali tattici. Sì, perché sono collegati con le cose. Sono tipo stivali protettivi, no? No, 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 perché no, quello ok, perché è figa. Però volevo capire. Sono ok, è roba tattica. Ci ho fatto caso adesso che c'era quel pezzo di carne dentro. Ma perché si fa chiamare Lady? Magari lo sapessi, non è mia abitudine ficcare il naso nella vita privata di un'altra donna, a meno che non mi debba dei soldi. Oltre che ci penso... E oltre. Ora che ci penso, non ho mai visto Lady impegnata in un'attività che non prevedesse lo sterminio di demoni. Deve essere una tipa con un bel po' di problemi. Bellina. Lady ferita... Che vuol dire Lady ferita? Ah, beh, che è sporca di merda, credo. Sebbene Lady sia... Non riesco più a leggere. Sebbene Lady sia solo un'umana, quando infuria il fuoco della battaglia è una delle migliori alleate che possiate avere al vostro fianco. Il pensiero che questo re dei demoni l'abbia sconfitta mi mette i brividi. Non per questo intendo sottrarmi alla battaglia. In prima linea ci sono le mie armi. Sono sicura che non falliranno. Bellina. No, io l'ho visti anche nei militari paragone, ma non so se sono quelli tipo... Non credo che sono antiproiettili, ma sono fatti tipo di pelle spessissima quelle robe. Cioè, giustamente sono il tattico, quindi puoi metterli in acqua, in mezzo al fango, alle esplosioni, per non farti entrare la merda e compagnia, no? Trish, vediamola. Col choker. Col choker col fulmine, Dio Madonna. C'ha sempre la sparda. Beh, lei comunque... Lei bene o male è rimasta invariata da tutti i Devil May Cry, eh.
Cioè, semplicemente è letteralmente andata avanti di mera grafica, perché per il resto è rimasta uguale. C'ha sempre il toppino, i cosetti, sto bracciale un po' particolare. Peccato, onestamente. Trish è la socia di Dante. Non posso dire di conoscerla, ma di certo non è umana come sembra. Voglio dire, le persone normali non lanciano fulmini. Giustamente. Mi è giunta voce che durante gli eventi di Fortuna si sia infiltrata nell'Ordine della Spada. E a quel periodo che risale il suo primo incontro con Nero. Quando ci siamo conosciuti era ancora inesperto. Ha dichiarato lei. Chissà che cosa ha voluto dire. Madonna, mi sono appena ricordato Gloria. Porca troia. Trish ferita. Va bene. Trish è un vero e proprio demone, eppure neanche lei è riuscita nell'impresa di sconfiggere del male. D'accordo, persino Dante ne è uscito con le ossa rotte, ma speravo che per una volta fosse un esponente del gentil sesso a prendere saldamente in pugno la situazione. Pensa a fare la baracca. Ha detto, guarda, un po' di fan power, no? Va bene. Oh, addirittura Morrison. Madonna che bello col panciotto. Col panciotto, in realtà, con il gilet. Girl power, sì, ha detto una volta tanto. Vabbè che... Perché questa credo che sia più una battuta per culare, perché in tutti i giochi Trish e Lady si sono fatte valere, eh. È anche forte, Dio Madonna. Non ho mai conosciuto questo tizio di persona, quindi devo affidarmi a informazioni di seconda mano. Si chiama J.D. Morrison, è l'informatore che ha procurato a Dante numerose sacche... Sì, sacche. Cacce ai demoni. Anche Lady sembra aver avuto a che fare con lui. Benissimo, finalmente abbiamo qualcuno inserito nel giro. Non dovrebbe passare... A Nero un paio di lavoretti? Non credo, perché se no moriremo tutti. La madre... che c'è la Madonna? Ma che bella! Cioè, lasciamo perdere che c'è la faccia di Trish, che in questo gioco... No, no, non si fanno queste cose. Ma che figa! Cioè, il bello è che è più vestita, ma è altrettanto bellina. Peccato... Scusate, io mo perché non sono così esperto, ma quanto cazzo è vecchia la... Cioè, quanti anni ha Dante? Cioè, perché a vederla così questa mi sembra roba vecchia. Cioè, è proprio di... anni fa. Ma... La madre di Dante, ovvero la donna che fece perdere la testa al Cavaliere Oscuro Sparda. Solo una grande seduttrice può aver catturato il cuore di un simile leggenda. Ha detto Nico, io non ho detto niente, ha detto che era... Vabbè, cioè, vabbè. Suppongo avesse una tale fiducia nelle proprie doti femminili da non temere neppure l'abbraccio di un demone. Ma, scusa, Nico, calmiamoci, che cazzo di commenti sono? C'è ancora un personaggio che ci... Vabbè, Virgil. Palese. Ci siamo fatti, personaggi, armi. Che ore sono? È l'una. Fermi tutti. Volevo giusto guardare una cosa che avevo detto prima, ma che mi sono dimenticato. Erano gli archivi? Che cazzo è Patty? Ah, quella dell'anime. Tradotto, non si lascia distruggere da un demone, quindi vuol dire che lo menava fortissimo in realtà. Ci sono le lettere di Morrison. Scusate, e perché queste non me le ha fatte vedere quando abbiamo iniziato i vari capitoli? Oh! Ma questo è lore. Giusto perché è l'una, le leggiamo la prossima volta. Ma questo è lore interessante. E dato mi hanno detto che pure qua dentro ci dovrebbero essere dettagli, ma io onestamente così lì per lì non li vedo, onestamente. Perché uno può sbirciare ovunque. Non intendeva in combattimento. Ho sconfitto Sparda. Il combattimento, vero? No, sì, sì, assolutamente. Oh, eccolo, Kalina. Oh! Oh! Ma veramente ci sta una chicca. I fix second new. Cioè, ha fatto un Kalina per... Perché giustamente gliel'ha fatto esplodere. Ha fatto una nuova arma per Lady. Design arm 1, 2, 3, 4. Ammo. Ma che cazzo dici? Simple, magic and complicated stuff. Pensieri complicati. Mi sto spezzando il collo, un momento. Credo... raga, aspettate.
Ok, perché c'avevo una vertebra che se no non andava. Raga, non riesco a leggere. Che cosa cazzo c'è scritto? Che? No, no, allora, il secondo libro... sì, perché me lo sono scrocchiato davvero, Nico. Sarebbe stato pure se mi ammazzavo in diretta. Tu, secco. Fine. Note. All design. Quella è bazooka. E? Staff. Qualcosa fix. Versione 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2012, 2013, 2015. Secondo me quelle sono le uscite dei vari giochi. Laggiù c'è anche uno specchio. Ci sono degli smalti, perché giustamente lei si mette gli smalti. C'è una roba per portare le cartine. C'è un teschio di qualcosa che non mi ricordo. L'unico fatto è che potessi zoomare, Dio Cristo. Perché là c'è scritta roba. Sempre 1, 2, 3, ammo. Le varie lettere di Morrison. Quello non ho idea di che cazzo sia. Ma bellissimo. Aspetta. Filmati. Ah, c'è stata la telecamera, perché chi gli fa i filmati? Ma sopra ci sono delle cose, delle chiavi. Lì ci sono delle foto, ma è impossibile non vederle in free cam. Eh sì. Cioè, perché il fatto è che sono talmente tanto piccoli i dettagli, questo pupazzetto. Tanto questo è il fucile a pompa di nessuno, quindi non so. È quello con cui si protegge Nico, probabilmente. Ma guarda, stacci a scherzare, Nico, eh. Stacci a scherzare. DVL Devil, va bene. Oh, ok. Oh, c'è il simbolo dei vari Devil May Cry. In alto a destra c'è Trish con le pistole. Loving the Trucks. Ok. Madonna. Però vedete pure in ste cazzo. Wow, quello? No, che cos'è quella roba a fianco? Fammi... Non credo che è una roba che abbiamo visto. New album. Tutto questo mi sa che è il simbolo di qualche roba. C'è anche il bagno. Raga, perdonate, so che avevo detto che staccavamo, ma volevo spulcicchiare. Ma posso farlo anche qua? No, peccato. Andiamocene di qua. Misura. Bello, bello. Ci siamo fatti tipo, credo, 3 ore di live pure oggi. Però vabbè, era da tanto che non stavamo in live, ragazzuoli. Quindi sti cazzi. Oggi mi manca la reaction da parte del nostro caro Elda. Mi mancava un botto giocare con Dante. Ogni volta che devo giocare con Dante, 3 ore e 10, la madonna. Ci siamo fatti i cazzi di Dante. Ma in realtà questi sarebbero di Nico e Nero, perché quello è il loro camioncino. Bellissimo. Fatemi bere, tra l'altro. Devo bere. Stavo dicendo, io ogni volta ho paura di tornare nei panni di Dante, ma è incredibile come in questo paradossalmente è ancora più fluido. Cioè, non so come cazzo hanno fatto. Inizialmente ti esplode la testa, perché devi pensare a ciclo di pistole, ciclo di armi, ciclo di stili. Ok. Però una volta che cominci a carburare, ti fa veramente sentire immortale, Dio Cristo. Perché si sono fatti anche furbi con le armi. Perché ti danno delle armi che ti fanno un sacco di versatilità. E che soprattutto ti fanno sentire un po' la mancanza. Un po' il... Dopo che tu ti sei fatto 10 missioni con Nero, che ha una mobility della Madonna. Quindi che c'ha rampini cose. Dante, nonostante abbia il Trickster e tutte quelle robe, ti fa sentire tra virgolettoni una marcia indietro. Perché? Perché appunto tu sei abituato che te li tiri a te e compagnia. Quando la spada di Dante si evolve, quella cosa se ne va a fanculo. Perché? Perché tu adesso hai roba che tiri avanti, che tiri indietro, lame fantasma, in più il Trickster, e hai anche tutta la serie adesso dei combo aeree. Cioè, io non vedo l'ora di continuare ad utilizzare la Dante, perché è veramente figa. Non tanto la trasformazione, perché la trasformazione si vede che è palesemente, non dico la easy mode slash cheat, perché... deflagra tutto, fa malissimo. Però sono curioso di imparare a utilizzare la Dante, perché sembra quasi una sorta di Virgil, però più sull'offensiva, cioè sul menare forte forte. In Devil May Cry c'è proprio Dante alla massima potenza. In questo sì,
Cioè, io questo non faccio fatica a vedere le persone che deflagrano. Cioè, da una parte, personalmente a me non piace il cambiare ogni mezzo secondo, perché tipo quello che ho fatto io stasera rispetto a un sacco di persone che giocano a Devil May Cry è lento nel cambiare armi. C'è veramente la gente che fa due combo, una combo, fa un attacco cambia, stile, quell'altro fa un bordello di mischiaticcio. Quello è figo perché ti fa capire il... hai capito dove sono arrivato nel masterarlo. Però mi piace anche farle un po' le figate, no? Il infilarmi in mezzo con i pugnetti per fare le schivate, per fare i cazzottini, buildare le robe. Sono un sacco contento. Non vedo l'ora della prossima volta, anche perché nei prossimi mesi in realtà, nelle prossime settimane avremo un bel duo tra Cyberpunk e Devil May Cry. Cioè abbiamo due robe di mood molto diverse tra di loro. Ma vediamoci la reaction da parte del nostro caro Eld, The Explorator Future Game Fest Official Trailer. Vediamo. Infatti perché l'ha messo a 720p? Perché è solo a 720p. Ups. Per generazione. For generations. Gli esploratori hanno viaggiato attraverso il mondo. Guardate che bellini, madonna. Cercando alla ricerca di reliquie e vecchie civiltà. Praticamente Atlantis. Boni, mi dà quel mood tantissimo. Ma adesso si stanno preparando alla più grande spedizione dei tempi. Traduco un po' alla bene e meglio. Gioca un'avventura, nei panni di un avventuriero alla ricerca. Non blind. Anche nei trailer, Bonnie. Minchia, ma che cazzo sei di? Ma veramente? Alla ricerca di Atlantide. Ma come? Che cazzo ne so, Neko? In realtà, io e Elda ci siamo messi d'accordo. Discendi negli abissi. E trova magnifici tesori. Tesori. Che tra l'altro pure sta cosa fottutamente uguale ad Atlantis, eh? Tu arrivi e siamo tutti amici, due minuti dopo a piaceffoni in reno. È palese, scusa, io devo... è palese che si siano ispirati alla ricerca di Atlantide, ma tipo tantissimo. La droga, no, no, guarda, comunque così si fa un cazzo di trailer. Un'altra volta, vedi, mi fai vedere sta roba, poi in realtà mi sbatti in faccia la realtà. Lo compro subito. Ma in realtà c'è una demo su Steam. Cioè, sarebbe bello magari a settembre farsi una settimana full di live. Cioè, proprio 7 giorni o 6 giorni. Ci spariamo magari indie night, demo e tutto quanto. Vediamo, vediamo. Vediamo davvero, perché mo si torna, vediamo come girano le cose. Ragazzuoli, fammi vedere chi siamo a così tarda notte, che comunque è l'una di notte. Vedo Kai, vedo Benedetta, vedo Cobra, vedo Elda, Gretima, vedo Lam, no, vedo Hu. Vedo Paragone, vedo Kur, Panzi, Low, Lilith, Neko, Paco, Axel e anche i Lurker che magari non ho beccato. Io ho rimasto molto confuso da questo trailer, ti capisco, non faccio fatica a crederci. Questo è il gioco di Topolino. Io vi ringrazio sempre per tutto quanto. Spero che questa prima live della nuova stagione di Leech TV vi sia piaciuto. Noi non ci vediamo domani, ci vediamo mercoledì. Si inizia Cyberpunk 2077 e ce lo giochiamo per bene pure quello, leggendo cose cazzapippoli. E niente, ricordate sempre, Corgi Gang fa ben bellissimi. Grazie sempre di tutto quanto, ci vediamo mercoledì. Ciao ciao.